Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Io mi chiamo Maria Grazia Riva, sono la direttrice del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Riccardo Matta e appunto non è un caso che il Dipartimento si chiami Riccardo Matta, siamo qua per ricordarlo e testimoniare appunto la figura di Riccardo Matta. Sono 20 anni che Riccardo Matta è comparso. E il gruppo dei colleghi, delle colleghe del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione ha deciso di ricordare con due eventi la figura professionale, la figura di pedagogista e anche proprio la figura di guida, di maestro di Riccardo Matta. Oggi l'evento si intitola Riccardo Matta, qualità di una passione pedagogica e si svolgerà durante tutta la mattinata a partire dall'introduzione dai miei saluti e poi dall'introduzione alla figura, al pensiero di Riccardo Matta, dove ci sarà Vittorio Mortina, filosofo. E la figlia di Riccardo Matta, Francesca Matta, che siamo molto contenti sia con noi oggi. E poi ci sarà un video di Riccardo Matta, aprire al mondo la scuola come spazio di vita, e poi una serie di sessioni tematiche dedicate alla materialità, al metodo, al teatro, alla clinica della formazione alla scuola, cioè ad alcuni dei temi centrali che Riccardo Matta ha esplorato durante tutta la sua vita e la sua attività di studioso. E, è un momento molto importante per il nostro dipartimento perché è un momento questo del 27 novembre, quello dell'11 di dicembre che ci permette di ripensare proprio un po' alle nostre radici, alla nostra storia, da dove siamo partiti. Riccardo Matta con diversi di noi è partito per quanto riguarda la sua esperienza qua a Milano dalla Statale, eravamo al Dipartimento di Pedagogia all'interno della Facoltà di Lettere e Filosofia. E c'è stato un lungo cammino, una lunga presenza di Riccardo Matta nel dibattito sia insomma milanese ma anche nazionale. Quando poi c'è stata l'opportunità di creare una nuova università a Milano, appunto la Bicocca, che si è gemmata dalla Statale, quindi questo verbo gemmare, c'è stata la grande insomma, intuizione e possibilità, capacità di appunto, Riccardo di utilizzare questa possibilità di una nuova università per dare una casa all'educazione, alla formazione, alla pedagogia che amava tanto e alle proprio creare anche dei corsi di laurea che permettessero di dare vita e concretezza alla sua passione per le professioni educative e formative. Quindi sono stati poi appunto fondati diversi corsi di laurea di scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, scienze pedagogiche, formazione sviluppo delle risorse umane e altri corsi. Quindi c'è stato questo passaggio istituzionale importante che è davvero il merito di Riccardo che ha raccolto intorno a sé un gruppo di colleghi a livello appunto milanese, a livello nazionale di diverse discipline e ha istituito appunto la nostra facoltà che poi nel tempo attraverso diciamo in seguito alla legge Gelmini è diventato poi Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione e abbiamo dedicato appunto a Riccardo Matta il nuovo dipartimento. Riccardo Matta è stato una guida per molti di noi, per il suo gruppo più ristretto di allievi, ma anche diciamo, ha lasciato tracce, suggestioni anche in molti altri.
anche a livello nazionale ha davvero svolto negli anni 80 e 90, insomma, un ruolo importante, ha messo a punto quella che insomma, ormai è ben nota e chiamata clinica della formazione, ma diciamo che la sua opera sul pensiero va proprio tanto al di là di questo, cioè è soprattutto il ruolo che ha avuto di, diciamo, di capacità di muovere le acque di un certo dibattito, così anche molto tradizionale, dell'ambito pedagogico, la capacità di provocare con intelligenza, raffinatezza, capacità di visione e nello stesso tempo capacità di mediazione e di dialogo con gli altri. È stata una figura molto amata a livello del dibattito nazionale, certo anche capace di suscitare come dire, momenti di grande dialogo e anche argomentazioni diverse, proprio perché il suo era un pensiero nuovo, innovatore e anche provocatorio, ricordiamo, di dibattiti sulla pedagogia, la morte della pedagogia, da intendere naturalmente come una provocazione, non certo perché si pensasse che era davvero finita, tanto è vero che ha ripensato proprio diciamo, la pedagogia come scienza pedagogica, di cui poi i colleghi insomma, spiegheranno meglio. Quindi diciamo che il Dipartimento ha cercato, prima la facoltà, ma insomma poi il Dipartimento ha davvero cercato di continuare a portare avanti un po' la sua eredità e il suo atteggiamento, la sua postura anche scientifica e epistemologica di apertura a tutti i saperi e di dialogo con la fertile, con gli altri saperi, la sua capacità anche di stare ai confini tra i saperi, sulle soglie e la capacità di costruire connessioni tra i saperi diversi. E questo non è da tutti, insomma. Quando io sono diventata direttore, più di 5 anni fa, ho proprio, come dire, sentito di prendere la consegna del testimone da Riccardo Massa per portare avanti il Dipartimento, proprio un po' come mi ricordo, insomma, che ci diceva di volere. E questo è stato un impegno che io, ma anche tutti i colleghi pedagogisti, in primis le pedagogiste che oggi parleranno e anche altri che in questo momento non ci sono, quindi, insomma, come relatori, ma che interverranno anche in altri momenti, insomma, abbiamo proprio voluto portare avanti. Quindi è un momento oggi, l'evento di oggi, ma sicuramente non sarà anche quello dell'11 dicembre, sono momenti molto di grande emozione sia per me che per i colleghi del Dipartimento, per il gruppo dei pedagogisti e delle pedagogiste. Voglio concludere con un pensiero prima di passare poi la parola a Vittorio Morfino e appunto a Francesca Massa, la figlia di Riccardo Massa, che ringrazio appunto ancora di essere qua con noi. Riccardo è morto, Riccardo è morto 20 anni fa, sono 20 anni che è scomparso. La morte è una parola difficile da pronunciare, fin quando non ci si impatta, insomma, non ci si è costretti a scontrare e va affrontata. Abbiamo impiegato tanto tempo a elaborare la sua scomparsa, ma credo che ognuno di noi, con la sua attività di ricerca, di studio, ognuno con la sua differenza e la sua specificità, ha contribuito a portare avanti tutta la ricchezza d'articolazione del suo pensiero. Quindi io ringrazio tutti di essere qui e auguro tutti buon lavoro e buona mattinata. Vittorio, grazie. Dunque, il compito che mi è stato affidato, di introdurre la figura del pensiero di Riccardo Massa non è un compito facile. Se infatti non è facile in pochi minuti delineare le linee guida del suo lavoro teorico, ancora lo è
cercare, meno ancora lo è cercare di offrire un'idea della figura di Riccardo Mazza, soprattutto per chi non è stato suo allievo, ma lo ha conosciuto solo nel breve periodo della fondazione della Facoltà di Scienze della Formazione. Certo, c'è un prima di quel periodo, lo ricordava Maria Grazia. Riccardo Mazza si è laureato in filosofia a Torino con Pietro Chiodi, il traduttore di Essere Tempo di Heidegger, e ha insegnato pedagogia prima all'Università di Cosenza e poi alla Statale di Milano. Lì lo hanno incontrato e avuto come professore molti dei suoi allievi, che sono oggi la colonna portante del nostro dipartimento. Sono qui e sono tutti amici. Lì lo avevo incontrato anch'io, una prima volta ad un convegno filosofico e poi come presidente di una commissione per una borsa di studio a cui concorrevo. Parlava in modo difficile il professor Mazza. Non tutto quello che diceva mi era chiaro. Ma si sentiva che questo modo di parlare non era posa professorale, ma l'espressione di una potente passione per la teoria, per la ricerca e per la sfida. Ma prima di venire a delineare i nodi fondamentali del percorso teorico di Mazza, vorrei raccontare un piccolo episodio a cui ho ripensato spesso in questi anni. La Facoltà di Scienze della Formazione è nata con la bicocca ed è stata costruita da Mazza e dal suo gruppo, a cui si sono aggiunti poi studiosi di altre discipline, secondo un piano che nella testa di Mazza era molto chiaro e corrispondeva alla sua elaborazione teorica di quegli anni. Ciò che mi aveva colpito di quel periodo era la sua presenza costante, il suo entusiasmo, il suo voler organizzare ogni dettaglio e allo stesso tempo il suo spendersi per coinvolgere ciascuno nel progetto, per farlo sentire parte di quell'avventura. Molti di noi venivano da Festa del Perdono. Non so, e parlo agli studenti, se voi siete mai stati a Festa del Perdono. Per andare nei vari dipartimenti, nei chiostri, si passa dall'atrio del Filaretto, un quartiere del Quattrocento, al centro del quale si estende un incantevole praticello inglese. Al tramontare del sole, la pietra del porticato del Filarete si colora di rosa. Questo è quello che ogni giorno vedevamo una volta lasciato il nostro studio, l'aula di lezione o la biblioteca. Ricordo di aver preso con una certa irritazione la notizia che ci saremmo trasferiti in bicocca in un nuovo dipartimento. Probabilmente molti di noi hanno reagito allo stesso modo, dal cortile del Filarete ad un ex distretto industriale riconvertito in cui i cantieri all'inizio erano assai più degli edifici. E Francesca mi ha detto che anche suo padre, insomma, aveva preso la cosa come noi. Non ricordo esattamente la circostanza, ma intuendo questi pensieri melanconici, Mazza ci disse una frase che ho portato da allora con me: dalla bicocca però si vedono le montagne. Questa frase mi ha accompagnato in questi anni, forse perché le montagne che si vedono da qui non sono montagne qualunque, sono le mie montagne. La Grigna, la Grignetta, il Resegone, ma soprattutto perché Mazza sembrava dirci che abbandonavamo la perennità di una bellezza ripiegata su se stessa per guadagnare degli orizzonti sconfinati. La bicocca era tutto un cantiere, fuori e dentro l'università. Si trattava di progettare e costruire qualcosa di nuovo, una nuova università, una nuova facoltà, nuovi corsi di laurea e forse nello sfondo un nuovo mondo. Di questa progettazione e costruzione Mazza era senza ombra di dubbio il centro carismatico, un carisma fatto di un misto di autorevolezza e generosità, di serietà e simpatia. Ma veniamo al percorso teorico di Mazza. Mazza, come detto, aveva una formazione filosofica, ma sarebbe sbagliato enfatizzare questo aspetto, benché Mazza avesse un indubbio talento filosofico. La vera passione di Mazza era per la teoria, e se vi è una parola chiave che riassume l'intero suo percorso, questa mi sembra essere epistemologia, anche se va precisato immediatamente che Mazza, come pochi altri, ha saputo intrecciare la teoria con la prassi, declinandola in tutti i campi dell'educazione. Come dicevo, è difficile riassumere in pochi minuti una straordinaria vita di ricerca. Ho provato, a rischio di eccessivo schematismo, di individuare i nodi fondamentali
che in certo senso sono il culmine e il centro di tre periodi successivi. Questi nodi coincidono, a mio avviso, con tre libri. Il libro del 75, La scienza pedagogica, epistemologia e metodo educativo, quello dell'86, Le tecniche e i corpi, verso una scienza dell'educazione, e quello del 92, Collettaneo, scritto con suoi allievi, La clinica della formazione. Mi sembra che questi libri caratterizzino i 3 decenni del lavoro teorico di massa, permettendocene una periodizzazione. Questa almeno è l'idea che mi sono fatto. Prima di venire ad una breve descrizione di ogni periodo, però, vorrei enucleare alcuni elementi che costituiscono il filo continuo della ricerca di massa. In primo luogo, la passione filosofica in massa si traduceva, come ho già detto, in domanda epistemologica sullo statuto della pedagogia come scienza, nel rigoroso tentativo di definire l'oggetto teorico della pedagogia, tenendo conto allo stesso tempo della complessità del tessuto sociale in cui l'educare è inserito e della molteplicità di discipline che permettono di pensare questa complessità senza tuttavia sciogliere la scienza pedagogica in un sapere eclettico e interdisciplinare. In secondo luogo, l'opzione materialista, che risuona in tutta l'opera di Masse, su cui deve aver avuto una grande influenza un passaggio di ideologia apparati ideologici di Stato di Althusser, in cui viene detto che la materia si dice in molti modi, o meglio che essa esiste secondo differenti modalità, tutte radicate in ultima istanza nella materia fisica. Questo fa sì che l'aggettivo materiale possa essere usato tanto per definire un pavé o un fucile, quanto per descrivere determinate pratiche e ritualità dell'ideologia religiosa, quali l'inginocchiarsi o il fare la comunione. Epistemologia e materialismo mi sembrano dunque costituire due elementi di continuità, benché assumano sfumature di significato differente all'interno dei tre periodi. Nel primo testo, La scienza pedagogica, epistemologia e metodo educativo, è chiara l'influenza del corso di filosofia per operatori scientifici di Althusser, un corso rivolto, come scrive Massa stesso, e cito, a matematici, fisici, chimici, biologi, ma anche a specialisti di scienze umane e di letterati, da cui egli trasse la linfa fondamentale per un'interrogazione epistemologica della pedagogia come disciplina. All'acuta crisi di identità della pedagogia, Massa rispondeva con una fondazione epistemologica che prendeva le mosse da una domanda fondamentale. C'è un oggetto specifico della pedagogia oppure essa si costituisce in un eclettico intreccio di saperi sotto il dominio ora della psicologia, ora della filosofia, ora della storia? Questa opzione, nelle sue diverse versioni, laica, cattolica o marxista, era quella dominante negli anni 70. Massa risponde individuando come oggetto specifico della pedagogia i dispositivi specificamente educativi. Qui naturalmente il riferimento teorico fondamentale era l'epistemologia storica francese, da Bachelard a Canguilhem sino a Lecour, ma anche la fondamentale critica althusseriana sia al paradigma interdisciplinare, secondo cui vi è un'arte diffusa in molti ambiti disciplinari di essere luogo di recuperi degli avanzi di altre scienze, sia all'idealismo filosofico che pretende di conferire dall'alto il suo senso alla scienza. Queste due critiche sono fondamentali per comprendere il programma di massa, pensare alla specificità della scienza pedagogica rispetto alle altre scienze. È a questo proposito che Massa parlerà di rottura epistemologica, termine di Bachelard, che indica precisamente la nascita di una nuova scienza. Cito il racconto retrospettivo di Massa, tra l'altro avevo avuto la fortuna di ascoltarlo dalla sua voce. Il riferimento ad Althusser diveniva così il programma di una vera e propria rottura epistemologica in pedagogia, il programma di poter ripensare la pedagogia come disciplina autonoma, unitaria, irriducibile, dotata di un oggetto, di un apparato linguistico concettuale specifici, propri e differenziati. È a questo proposito che ci sembrava particolarmente prezioso rilevare l'emergenza sistemico-procedurale della nozione di metodo educativo all'interno di un'esplicita opzione strutturalistica. Metodo come ordine strutturale di pratiche e procedure dotate di una propria autonomia relativa. Fine della citazione. Si tratta della vera e propria fondazione di una nuova scienza che Massa propone, dell'individuazione di un oggetto specifico della pedagogia,
che la liberasse dalla subalternità rispetto alle altre scienze e alla filosofia. Chiamo in causa di nuovo le parole di Massa su questo punto. L'oggetto della scienza pedagogica doveva essere inteso come una struttura di pratiche e di procedure educative ponenti capo a un dispositivo unitario, anziché come il consueto riferimento a idee, finalità, valori, modalità intersoggettive, valutazioni di esiti determinati. Fine della citazione. L'idea di massa, sia pure espressa attraverso un linguaggio difficile, è molto chiara. L'oggetto della scienza pedagogica non sono idee, finalità, valori, ma la struttura materiale che produce l'effetto educazione o l'effetto formazione. A questa altezza il riferimento teorico è, oltre che ovviamente lo strutturalismo marxista althusseriano, anche la prospettiva sistemica, la sociologia di Luhmann, attraverso cui era possibile postulare per l'oggetto pedagogico, cito di nuovo Massa, una intrinseca retroattività organizzazionale, al di fuori di intenti o di esiti afferenti al mondo dei valori. Il secondo nodo è costituito, come detto, dalle tecniche e i corpi, verso una scienza dell'educazione, libro dell'86, che raccoglie una serie di articoli scritti nel decennio precedente. Il progetto iniziale si prolunga e si arricchisce di un nuovo riferimento teorico, che poi non lo abbandonerà più, quello al pensiero di Michel Foucault. Il titolo stesso dell'opera ci dice della prospettiva assunta. La pedagogia come un discorso non sui valori o sulle idee o ancora sulle finalità, discorso il cui referente è l'anima, ma un discorso che analizza le tecniche ed il luogo di iscrizione di queste, il corpo. In questa prospettiva, accanto alla nozione di struttura, diventa fondamentale il concetto foucaultiano di dispositivo, concetto che permette di cogliere, al di là del discorso manifesto sull'educazione buona, l'educazione non intenzionale indotta dalla disposizione degli spazi, dalla scansione dei tempi. In altre parole, Massa pone al centro dell'attenzione non tanto la trasmissione dei contenuti, ma quella microfisica del potere che passa in modo non intenzionale attraverso l'organizzazione degli spazi e dei tempi nelle discipline. Mi sembra interessante qui dare di nuovo la parola a Massa. In un paragrafo dedicato all'oggetto specifico del discorso pedagogico, egli scrive che questo non è più l'apprendimento o l'educazione, ma quel che interessa è ciò che produce apprendimento, che cosa produce formazione. E questa cosa non sono gli obiettivi della programmazione da soli o i contenuti del curriculum. E aggiunge in modo provocatorio, questo è un passo straordinario, molto provocatorio naturalmente. Mica ci si può illudere che ciò che avviene in una scuola è perché lo vuole l'insegnante, il genitore o chiunque altro. Cioè non sono gli uomini che fanno l'educazione, è l'educazione che fa gli uomini. E così come l'uomo è detto dal linguaggio e non è lui a dire il linguaggio, come è detto dall'inconscio e non è lui a dire l'inconscio, così gli operatori scolastici, insegnanti e ragazzi, sono come detti e agiti da questa struttura complessa che si è tentato di evocare. O meglio, qui naturalmente c'è la verità di tutto il discorso, se possono dire qualcosa lo possono dire solo all'interno di esso. Fine della citazione. Questa struttura complessa è quella cosa fatta a cubo con cui Massa identifica l'educazione nel suo testo, un cubo che Massa suddivide al suo interno in modo estremamente dettagliato, seguendo tre assi fondamentali. L'asse delle attività degli operatori ne costituisce l'asse pragmatico, l'asse dei valori, degli scopi e delle condizioni, l'asse semantico. Infine l'asse delle interrelazioni funzionali è quello sintattico. Naturalmente Massa rivendica come momento fondamentale della nuova scienza pedagogica un'attenzione al momento sintattico. Non a caso si rifà ancora una volta, non senza una vena provocatoria, ad una metateoria educativa basata su una concezione antiumanistica, antiumanesimo teorico naturalmente, ad una metateoria, antiumanistica tanto dello strutturalismo psicanalitico che dello strutturalismo marxista. Massa conia un sintagma, un'espressione che più di ogni altra, a mio avviso, simboleggia questo momento della sua riflessione: materialità educativa. Materialità educativa significa che l'accadere della formazione è sempre un accadere storico-sociale. Con essa si intende l'insieme di quelle determinazioni concrete che rendono possibile il processo di formazione. Il terzo nodo,
è quello costituito dalla pubblicazione del libro collettaneo Clinica della formazione. Su questo punto sarò breve perché sarà il principale oggetto delle relazioni dei suoi allievi, che oltretutto hanno molto più titolo di me a parlare di questi temi, che seguiranno la proiezione della conferenza di massa. Mi sembra che in quest'ultima fase vi sia uno spostamento di attenzione dalle strutture materiali oggettive a quelle che io chiamerei strutture materiali soggettive. Si tratta di proporre una clinica dell'educazione rivolta a insegnanti, educatori professionali, formatori aziendali, dove il termine clinica, clinico, vuole significare, lascio di nuovo la parola a Massa, l'attenzione critica alla dimensione intersoggettiva, interpretativa, processuale, intensiva, di continua germinazione di significazioni affettive e cognitive sulla propria esperienza professionale. Fine della citazione. Anche qui mi sembra si possa individuare un sintagma coniato da Massa come simbolo di questa nuova fase della sua ricerca, l'espressione latenza pedagogica. Se la lettura della materialità educativa permetteva di cogliere gli effetti di educazione intenzionale delle strutture oggettive, la lettura della latenza pedagogica permette di cogliere gli effetti intenzionali che dominano l'agire dell'educatore. Sono in fondo due facce della stessa medaglia, come è chiaro. Cito di nuovo Massa, la materialità formativa si esprime all'interno di una certa relazione formativa connessa sul piano della fenomenologia esistenziale a una vera e propria fantasmatica inconscia, sorgente primaria di qualunque possibile relazione formativa, ma anche di per sé prodotto ed esito di essa. Fine della citazione. A queste tre fasi ne sarebbe forse succeduta un'altra che si era aperta con la rilettura della storia della follia di Foucault, sia con la storia della follia sia con la peste del teatro, come mi ha suggerito Cristina Palmieri, che ringrazio. È una fase certo ancora appena abbozzata. Per concludere vorrei citare un passaggio che mi sembra una perfetta sintesi di tutto il percorso di Massa. Un brano che appartiene ad una delle sue ultime interviste. Credo un'intervista fatta con Francesco Cappa, che è qui con noi. Rispetto alla ripresa in campo educativo di tutta una serie di dimensioni, quali la creatività, la soggettività, la memoria, eccetera, eccetera, Massa invita a, cito, confrontarsi sempre da capo con quelli che Hegel chiamava il lavoro e la fatica del concetto, esprimendo con ciò il rifiuto netto di una pedagogia eclettica o persino cleptomane, è una parola di Massa, che si serve di frammenti di altri saperi senza che la loro combinazione sia sorvegliata criticamente. Ora ho il piacere e l'onore di introdurre Francesca Massa, la figlia di Riccardo, e siamo molto felici che sia qui. Vabbè, intanto volevo salutare tutte e tutti, un buongiorno, io sono emozionatissima e molto contenta di essere qui perché mio padre, che era un uomo molto appassionato del suo lavoro, trovava la soddisfazione e il piacere maggiori proprio nell'incontro con i suoi studenti in università, a lezione. E quindi è davvero un onore per me essere qui con voi oggi. Vorrei approfittare di questa occasione per farvi notare il titolo del video che state per visionare. L'intervento che vedrete si intitola Aprire al mondo, la scuola come spazio di vita. Ecco, questo aprire al mondo è quello su cui voglio richiamare la vostra attenzione. Tra l'altro, l'aneddoto che il professor Morfino vi ha raccontato, e che mi ha veramente scaldato il cuore. Va proprio in questa direzione. A me sembra di vederlo e di sentirlo. Mio padre che dice che dalla bicocca si vedono le montagne. Lui davvero allargava le prospettive, invitando a guardare lontano e oltre per aprire al mondo e aprire mondi. Aprire mondi è anche il titolo che il Centro Studi Riccardo Massa ha scelto di dare al libro che ha scritto per il ventennale della sua morte. Questo libro uscirà ai primi di dicembre, io spero che avrete l'interesse e l'occasione di leggerlo e magari anche di studiarlo, perché è costruito attraverso la lettura di testi di Riccardo Massa, che
che sono stati scelti attentamente e poi commentati dalle persone che a vario titolo sono state segnate umanamente e professionalmente dall'incontro con lui. Ma perché abbiamo scelto il titolo Aprire Mondi? Perché rappresenta una sintesi molto efficace di come pensava e faceva educazione Massa. L'educazione per lui è aprire mondi di possibilità e di esperienze per gli educandi, e mondi da progettare e allestire per gli educatori. Si trova questo concetto di apertura al mondo anche nella riflessione etimologica della parola educazione che lui ha proposto. Tra il tirar fuori dei sostenitori del primato dell'educazione e il metter dentro dei sostenitori del primato dell'istruzione, Massa propone portare oltre dell'educazione, costruendo campi di esperienza, aprendo mondi, appunto. Un mondo, quello dell'educazione, che lui ha aperto perché non ha avuto paura di guardarci dentro, per andare a vedere come funziona l'educazione. Il compito della scuola, secondo Massa, è proprio quello di aprire al mondo. Quando quello che oggi è l'Istituto Comprensivo Riccardo Massa decise di intitolare i suoi plessi, ci fu chiesto di segnalare una frase che doveva essere impressa su una targa che oggi è appesa nell'atrio della scuola. Dopo molto riflettere con la professoressa Rezzara, decidemmo per questa: pensare la scuola come apertura al mondo attraverso l'apertura di un mondo da riempire e occupare con il proprio corpo e la propria anima. Ecco, questa è la suggestione che vorrei lasciarvi per la visione del suo intervento sulla forma scuola ed è anche l'augurio che voglio farvi di poter tornare presto. Ancora di nuovo a riempire e occupare l'università, che è la vostra scuola, con il vostro corpo e la vostra anima. E niente, penso di aver parlato anche troppo e che a questo punto sia il momento di vedere il video e di lasciar parlare Riccardo Massa. Grazie. Diamo ora invece voce alla Facoltà di Scienze della Formazione di Milano Bicocca, che ha, dicevamo, progettato il convegno insieme al CIDI. È la nuova grande risorsa della cultura di Milano che parla oggi attraverso le relazioni del professor Riccardo Massa e del professor Mauro Cerutti. La parola al professor Riccardo Massa, che tutti noi conosciamo e seguiamo da anni. Dunque, quale idea di scuola per la riforma? Nel senso che parlare di riforma, parlare di autonomia, a me sembra costringere ad andare comunque al di là dei temi dei saperi e al di là dei temi della formazione. E vorrei quindi porre questa domanda che può risultare un po' residuale rispetto all'impostazione generale del convegno, ma che a me sembra centrale se si parla di riforma e di autonomia. Che cos'è la scuola? Qual è l'idea di scuola che abbiamo in mente quando facciamo autonomia e riforma? Cosa vuol dire fare scuola ed essere scuola oggi rispetto alla popolazione giovanile di oggi, alla cultura di oggi, al mondo di oggi? Quindi io vorrei soffermarmi su questo punto che, ripeto, può apparire residuale rispetto alla centralità del tema dei saperi. Ma io ritengo che sia proprio su questa idea di scuola che poi non ci si intende. Ad esempio, quando si continua a vedere la contrapposizione tra chi la vorrebbe più severa, più rigorosa, o chi la vorrebbe più preoccupata del benessere dei giovani e magari anche degli insegnanti. Insomma, una riforma e un progetto di autonomia sembra andare da sé, ma chiede di essere sostenuto da un pensiero. Come pensiamo la scuola oggi? Che esperienza ne abbiamo? Come pensiamo questa esperienza? Diceva Walter, che dobbiamo pensare la formazione e l'aggiornamento in modo diverso. Diceva Walter prima cosa significa pensare la formazione e l'aggiornamento, ma io direi ma cosa significa pensare la scuola e ripensare la scuola oggi. Questo quadro teorico molto generale di riferimento che tento brevemente di configurare, a me non sembra un lusso né un attardarsi su questioni troppo generali. Farò un esempio, poiché è stata citata la Facoltà di Scienze della Formazione, e più in generale si cita sempre l'università con una sorta di tipica relazione di ambivalenza, no? Verso il mondo della scuola e verso il mondo dell'università.
sono state istituite su tutto il territorio nazionale le nuove scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Ebbene, nonostante il gran parlare di riforme di autonomia, il pensiero che sostiene queste nuove scuole di specializzazione e che per molti aspetti è anche legato a una certa cultura della scuola, è un pensiero tutto incentrato sui contenuti e sulle discipline e sui saperi, con il rischio che alcuni bei discorsi che noi facciamo giustamente sulla centralità dei saperi poi configurino una scuola di specializzazione che reduplica puramente e semplicemente le vecchie discipline universitarie. O al massimo si arriva a dire, ci vorrà un po' di didattica. I più illuminati, i più progressisti, ma anche i più sospetti nell'ambito accademico tradizionale, sono quelli che insistono perché si faccia un po' di didattica. Ecco, allora davvero il nostro pensiero della scuola è questo, centralità dei saperi e poi magari anche della didattica, e perché noi stiamo correndo il rischio di istituire un processo di formazione iniziale degli insegnanti basato su questo, cioè in tutti i discorsi che io ho sentito sulla scuola di specializzazione raramente si sente dire che per diventare insegnante bisogna capire che cos'è la scuola, bisogna avere un'idea della scuola. O bisogna solo conoscere delle discipline e poi sapere come tradurle sul piano formativo. Certo, poi ci può essere oggi tutta una moda, anche molto estetizzata, di una riscoperta delle dimensioni relazionali, così come ci può essere tutta una moda che cala sulla scuola una cultura organizzativa esterna. L'autonomia ha consentito, la formazione dei dirigenti scolastici ha consentito questa riappropriazione di una cultura organizzativa. Ma allora, la scuola è questo, la scuola sono queste due cose, i contenuti e la didattica, o al massimo, se abbiamo, gli occhi un po' più aperti, aggiungiamo ai contenuti e alla didattica i problemi della relazione e i problemi dell'organizzazione del lavoro. Intanto anche se si dicesse solo questo, bisognerebbe dire che ognuno di questi quattro aspetti pone una domanda, che solitamente non viene raccolta, francamente, nel gran parlare di saperi, di curricoli, di formazione, di cicli. La domanda sui saperi pone una domanda epistemologica, una domanda non delle singole epistemologie dei singoli saperi, ma una domanda a tutto campo, a cui darà risposta, c'è qui il professor Ceruti proprio per questo, quindi io su questo non mi soffermo minimamente, ma volevo anche collegarmi alla relazione successiva. In tutta questa enfasi sui saperi c'è una domanda epistemologica da porre sul significato dei saperi, delle discipline o della transdisciplinarità oggi, che certo comprende la questione delle competenze, ma chiama in causa scenari epistemologici complessi e ben più problematici di quelli che la scuola tradizionale era abituata a porsi e che la stessa università sembra porsi oggi quando fa la lista dei nuovi insegnamenti da dare a quelli che diverranno insegnanti. La domanda sulla didattica pone una questione perlomeno metodologica, perlomeno strategica, di quello che è il quadro della strategia complessiva del fare scuola. Altrimenti la didattica resta appiattita sul contenuto e noi sappiamo che il didattismo ha tirato la volata al contenutismo. E infatti oggi ci troviamo riproposto un nuovo primato dei contenuti, indotto proprio dall'enfasi sulla didattica vista al di fuori di un ragionamento strategico più complessivo. La domanda sull'organizzazione del lavoro pone una domanda su come una cultura organizzativa di tipo aziendale, imprenditoriale, possa essere applicata a quella specifica organizzazione che è propria di una istituzione educativa. E anche questo è un lavoro complesso di mediazione da compiere. Così come la domanda sulla relazione, così come la questione della relazione pone a mio avviso una domanda clinica sul significato latente della relazione formativa e più in generale pone una domanda antropologica sulla soggettività giovanile attuale, sulla popolazione giovanile attuale. Ma anche se noi ponessimo, esplicitassimo queste domande più radicali, di maggior radicalità culturale, su cui solo può essere costruito un effettivo progetto di riforma, noi avremmo un'idea di scuola come somma di queste dimensioni, come se la scuola fossero i contenuti più la didattica, più le dimensioni relazionali, più le questioni organizzative.
Ma la scuola non è solo la somma di tutte queste cose, come sa bene chi ci passa tutti i giorni la vita dentro. E conosce i livelli anche di sofferenza che caratterizzano la vita quotidiana della scuola. La scuola non è solo il contesto dentro cui queste cose si collocano. Quando noi cerchiamo di far valere la centralità della domanda sulla scuola nella progettazione della scuola di specializzazione per insegnanti, i nostri colleghi disciplinaristi ci rispondono: vabbè, ma la scuola è il contesto dei saperi e delle didattiche. Ma la scuola non è solo un contesto. La scuola non è solo un contenitore. Allora qual è la nostra idea di scuola? Qual è la nostra rappresentazione di scuola? Da cui dipende poi la vita concreta. E questa non è solo una domanda sui fini, e non è tanto una domanda sui fini, e non è neppure solo una domanda sugli ordinamenti, perché anche la riforma degli ordinamenti potrebbe essere appiattita, e credo che questa non sia certo l'intenzione del Ministro, ma voglio dire, a me sembra che nel gran discutere della riforma degli ordinamenti dei gradi scolastici si finisca per appiattire questo su una, appunto, un assetto istituzionale visto come contenitore di saperi e di didattiche. Si tratta invece di ripensare la configurazione strutturale della scuola. Ora, la scuola va pensata, avevo già tentato di dirlo nel convegno dello scorso anno, mi permetto di riproporre alcune cose che ho già proposto in altre sedi, cercando di farne una sintesi rispetto ai temi del convegno di oggi. La scuola va visto come un ambiente complesso, un ambiente caratterizzato da una ecologia complessa, la cui struttura fondamentale è costituita da un certo modo di disporre organizzativamente delle strategie di contenimento della popolazione studentesca, didattica. Quindi, quando noi pensiamo alla scuola, dobbiamo immaginarcela come tante scatole cinesi, appunto come una ecologia complessa. Non dobbiamo solo pensare alla scuola, ad esempio, come un ambito istituzionale che sta dentro un certo ambiente sociale, come se la scuola fosse puramente e meramente, in quanto scuola, un ambito istituzionale. Allora qui ci sarà il gran frastuono della politica istituzionale sulla scuola, che corre però il rischio di non coglierne il nocciolo costitutivo. La scuola è certamente un ambito istituzionale, ma è certamente un contesto organizzativo specifico. E è importante, ho detto, enfatizzare questa dimensione di contesto organizzativo dentro cui i saperi e le didattiche si collocano. Ma la scuola non è solo e non è anzitutto un fatto organizzativo rispetto al nucleo che la caratterizza. La scuola è certamente un ambiente di apprendimento e il modello didattico di cui parlava giustamente prima il professor Moro ci ha restituito questa cosa che poi è sempre stata comunque costitutiva del fare e dell'essere scuola, che comunque fosse la scuola era un ambiente predisposto per certe pratiche di apprendimento. Ma noi non possiamo ridurre il fare scuola al costruire un ambiente, al muoverci dentro un ambiente. La scuola è un setting di insegnamento. Questo mi sembra una definizione già più pertinente. Cioè la scuola è un insieme di regole, è un insieme di ruoli che devono consentire di produrre uno spazio simbolico, che è lo spazio dell'insegnare. È certamente vero che c'è un primato dell'apprendimento nella destinazione finale, è certamente vero che l'insegnamento deve tener conto dell'apprendimento, ma la scuola poi è questo luogo in cui si istituiscono delle regole che permettano di definire nella sua dimensione simbolica uno spazio in cui ci si pone in una relazione di insegnamento nei confronti di ragazzi, di giovani, di bambini. Ma appunto noi dobbiamo capire come cambiarle queste nuove regole, come istituire un nuovo setting di insegnamento. La scuola è poi un luogo in cui è in atto una certa tecnologia dei saperi. Tutta la scuola tradizionale è basata, come sappiamo, sulla tecnologia alfabetica, ma oggi le nuove tecnologie inducono a ripensare la scuola come riconfigurata e ristrutturata rispetto all'esplosione delle nuove tecnologie informatiche, digitali, multimediali. Non si tratta semplicemente di applicare queste tecnologie alla scuola, ma di pensare la scuola come oggi basata su questa tecnologia informatica e digitale in atto, allo stesso modo in cui la scuola tradizionale gravitava tutto intorno a una tecnologia di tipo alfabetico. La scuola, a mio avviso, va vista però su un livello più profondo come un dispositivo,
sostanzialmente come un dispositivo pedagogico. Dispositivo vuol dire ciò che fa sì che una macchina funzioni e che produca certi effetti. Ora, il dispositivo pedagogico della scuola tradizionale era un dispositivo disciplinare, nel triplice senso che per far scuola bisognava tenere la disciplina e che la scuola era quel luogo in cui attraverso un certo tipo di sorveglianze e di sanzioni si teneva la disciplina. Nel secondo senso che la scuola era basata su delle discipline e ad esempio tutte le nostre distinzioni disciplinari si originano dalla scuola, più che ricadere su di essa, e la scuola doveva dare una certa disciplina nello studiare questi contenuti disciplinari. Questo era il dispositivo pedagogico della scuola tradizionale, ma oggi questo dispositivo si è inceppato. Oggi la stessa idea di controllo attraverso la disciplina è cambiata completamente rispetto all'Ottocento quando la scuola è nata. Quindi noi dovremmo, nel ripensare la scuola, provare a ripensarne questo dispositivo. Allora, forse per cercare di fare un passo avanti dobbiamo chiederci, ma se comunque quello che ci preme è definirla questa scuola, se comunque quello che ci preme è stabilirne dei confini, se comunque quello che ci preme è coglierne il suo carattere specifico, la sua differenza specifica rispetto ad altre forme dell'esperienza, e su questa base ridefinire certamente la sua missione, come si dice, forse più che ragionare in astratto sulle finalità della scuola, che poi sono sempre quelle, istruire, alfabetizzare, educare e avanti, proviamo a vedere i diversi modelli attraverso cui la scuola ha tentato di autocomprendersi e anche di riformarsi in ordine al tipo di rapporto con la società e con la cultura. Se il nostro problema è cogliere lo specifico della scuola, e se questo è oggi ancora possibile, nell'approfondire questo vediamo i modelli attraverso cui la scuola ha fatto questa operazione risolvendo la questione. Ma in che rapporto io, scuola, mi pongo con la società e con la cultura esterna? Il primo grande modello è il modello tradizionale, ed è un modello potente, ed è un modello importante, a noi molto familiare, e mi sembra il modello che rimane nonostante tutto insuperato. Anche perché Moro diceva giustamente che c'è un modello didattico, attivistico, neoattivistico, post-comportamentista, post-cognitivista, ma l'idea di scuola, per noi e per tutti quelli che ne parlano, tranne alcune così nostalgie attivistiche in frange peraltro minoritarie del mondo degli insegnanti, l'idea di scuola resta il modello della separatezza totale, resta il modello della scuola come luogo di una interazione didattica di tipo asimmetrico e di una valutazione selettiva della popolazione che la frequenta. Poi questa valutazione non sarà più selettiva, poi non ci sarà più la valutazione, ma la scuola è quel luogo in cui si va appunto a istituire un setting didattico, si va a insegnare. La scuola, questo è l'idea di scuola. C'è stato evidentemente un modello opposto, che non appartiene probabilmente alla tradizione più consolidata nel mondo degli insegnanti, ma c'è stata, come sappiamo, la grande fantasia e il grande rischio di una identificazione totale della scuola con la vita. Questa identificazione totale della scuola con la società esterna, della scuola con la cultura esterna, si ripropone oggi. Perché se la scuola non riesce a raccogliere la sfida dei mutamenti sociali, culturali, epistemologici, epocali in atto, la scuola finirà con l'essere reinvestita di una invalidazione totale. E quindi si profila una posizione nuova di descolarizzazione, vista in prospettiva. E questa è precisamente la posizione di una descolarizzazione strisciante che dice: ma la scuola deve identificarsi con la società e con la cultura esterna, oppure la scuola deve prendere tutto ciò che c'è di sociale e di culturale al di fuori di sé e deve metterlo dentro di sé. Qui la scuola si configura secondo una linea anche presente in un certo tipo, ad esempio, di tradizione pedagogica cattolica, ma non solo cattolica, anche di tipo, come dire, di radicalità anche laica. La scuola si configura come una comunità che vuole riappropriarsi dei codici simbolici della cultura e della società esterna. Nel modello della separatezza la scuola non ha nessun codice proprio, che non sia quello dell'interazione asimmetrica di tipo didattico tra insegnante e allievo.
ma ci si dice, qualcuno ha detto, proprio difendendo questo modello, però questo modello è destinato a fallire, perché per poter insegnare a dei giovani devo utilizzare i codici della comunicazione simbolica diffusa. E questi codici sono quelli dell'amore, della verità, del denaro e del potere, dice Luhmann. Ma nella scuola non si può e non si deve amare, non si può e non si deve fare esperienza di verità, non si può e non si deve scambiare interessi economici, non si può e non si deve esercitare un potere, o perlomeno un potere di tipo anche legato alla forza fisica, così come l'amore non può essere legato alla sessualità, la verità non può essere legata alla sperimentazione scientifica diretta. Ecco, questo modello di riappropriarsi da parte della scuola dei codici simbolici del processo educativo esterno ha creato molti problemi quando è stato tentato e non ha assolutamente scalfito il modello precedente. C'è un terzo grande modello che data dagli inizi del secolo sul piano della sua versione teorica e forse è un buon modello di riferimento ancora oggi. È l'idea che la scuola non deve essere né separata dalla cultura, dalla società esterna, né la deve riprodurre al proprio interno, ma che la scuola deve in qualche modo ricostruire l'esperienza al proprio interno. Deve cioè essere una riproduzione della società esterna senza confondersi con essa, in maniera semplificata, in maniera purificata e in maniera allargata. Guardate che questo non è innocuo. Cosa significa per la scuola semplificare la complessità culturale esterna? Cosa significa per la scuola purificarla, cioè stabilire ciò che è bene e ciò che è male che entri dentro la scuola? Cosa significa per la scuola allargare le possibilità di esperienza esterna, in un momento in cui la privatizzazione della scuola tende invece a configurarla, a restringerla su aree di socializzazione invece non estese, ma specializzate. Ecco, questo è il grande modello di Dewey, il grande modello che tenta di uscire dai due modelli precedenti, quelli che fanno della scuola una pura e semplice operazione didattico-epistemica e quelli che fanno della scuola una fantasia comunitaria che si identifica con i codici vitali della comunicazione simbolica esterna. Questo modello ci è molto caro, ma è risultato debole. È risultato in qualche maniera travolto dalla stessa ipercomplessità culturale e sociale esterna, è risultato poi dotato di un dispositivo difficile da realizzare, è risultato soprattutto poi non all'altezza di tutta l'evoluzione scientifica che andava via configurandosi. C'è un quarto modello, quello che sotto sotto ancora occhieggia nei discorsi sull'autonomia, il modello un po' da anni 60-70 della integrazione. Si dice, va bene, la scuola non può essere questa cosa separata dalla società, il cui fine è di insegnare certi suoi contenuti. La scuola non può essere questa identificazione totale con la società. La scuola non può neppure pretendere di riprodurre tutto al proprio interno, semplificandolo, purificandolo, perché questo non funziona, è troppo complicato, crea una serie di problemi. Che almeno la scuola si integri con la società. Ma questa integrazione poi è risultata appunto minacciosa rispetto al confine della scuola. Il secondo modello addirittura faceva della scuola una comunità totalizzante o la dissolveva nella vita. Qui non si capisce mai dove finisce la scuola e dove comincia il territorio, dove finisce il ruolo dell'insegnante e dove comincia quello dell'operatore del territorio. Siamo in questa situazione di oscillazione, ma positivamente qui c'è l'idea di una integrazione. Ecco, cosa significano oggi queste grandi rappresentazioni della scuola, che comportano evidentemente una declinazione concreta diversa dalle generiche finalità di istruire, di alfabetizzare, di educare o di formare il cittadino? E cosa significano questi quattro modelli rispetto al mondo, alla vita di oggi? Sono ancora all'altezza questi quattro modelli, e poi di questi quattro modelli in realtà quello che ha tenuto è il primo, di cui oggi vediamo le macerie. Ora, cosa significa rispetto alla globalizzazione economica, ad esempio? Cosa significa rispetto al pluralismo culturale? Che è ben diverso da quello dei tempi di Dewey, ma di questo credo parlerà bene il professor Ceruti dopo. Cosa significa rispetto alla differenziazione sociale degli attori, dei soggetti all'interno della scuola? Secondo me la questione rimane aperta. Io non la so risolvere, chiedo però che questa questione sia posta, che questa questione non sia taciuta,
che nel parlare di saperi, nel parlare di formazioni, di curricoli, di organizzazione del lavoro, questa domanda la si ponga, magari un po' a lato, magari un po' in disparte, ma che non la si taccia questa domanda sull'idea di scuola. Altrimenti che riforma facciamo? Che autonomia facciamo? In nome di che cosa? Verso che cosa si fa questa riforma e questa autonomia? Ora, detto questo, a me sembrerebbe che si può forse preconfigurare un modello che dovrebbe essere il modello della rielaborazione della scuola. Cioè un modello che, come dire, utilizza i processi di apprendimento come momento fondamentale per attuare una rielaborazione sia sul piano cognitivo, sia sul piano affettivo, delle informazioni che provengono dall'esterno. Noi oggi non possiamo più pensare la scuola come un luogo che eroga dei saperi, come una fonte prima e originaria di produzione e di erogazione dei saperi. Noi dobbiamo pensare oggi a una scuola che ha a che fare con dei ragazzi che dispongono di tantissime fonti di informazioni esterne. Allora, se questo è vero, la scuola deve essere un campo di esperienza di secondo livello. Ma questo significa che deve configurarsi anzitutto come un vero ed effettivo campo di esperienza. Quindi io ho in mente la scuola come la costituzione di un campo simbolico orientato verso finalità di apprendimento, verso finalità di istruzioni, con obiettivi certamente di istruzione, ma in cui la scuola si configura come un campo di riflessione sui saperi, di elaborazione dei saperi, più che non di trasmissione di primo livello dei saperi. Insomma, la scuola si pone rispetto al mondo sociale, al mondo culturale esterno, come un mondo due, non più sotto il segno della separatezza o dell'identificazione, della integrazione o della riproduzione, ma sotto il segno della rielaborazione riflessiva e critica dei contenuti di sapere e della esposizione ai saperi che caratterizza oggi la condizione giovanile esterna. Ma per far questo la scuola deve riaffermarsi come un campo di pratiche interne, come un campo pratico discorsivo, come un contesto e come un dispositivo in cui si configurano delle pratiche di tipo teorico, ma anche di tipo sociale e di tipo materiale. Quindi, proprio in quanto mondo due, ambito della riflessione critica, la scuola deve costituirsi come un mondo vitale. Questo è il dato che può sostenere un progetto di riforma incentrato sull'autonomia. Progettare l'autonomia vuol dire progettare un mondo, vuol dire progettare un contesto di esperienza e un campo di esperienza, che si configuri però come orientato verso elaborazioni di secondo livello. Tutto questo significa che rispetto alla cultura e alla società esterna, la scuola, oltre a tutti i suoi obiettivi specifici, irrinunciabili, irrecusabili, deve avere di sé un'idea forte di potenziamento, di dilatazione e di arricchimento dei campi di esperienza esterni. Il compito della scuola non è quello di una socializzazione fine a se stessa, va da sé, lo sappiamo bene. Il compito della scuola non è quello di rincorrere le mode culturali, e questa è una tentazione maggiore in questo momento. Il compito della scuola non è neanche quello di rispondere alle emergenze sociali, che siano il traffico o emergenze anche ben più gravi. Il compito della scuola non è certamente quello di appiattirsi sull'attualità e sul presente, come paventa un certo intellettualismo letterario professionale molto tradizionalistico. Ma proprio allo scopo di non ridursi a tutto questo, la scuola deve poter istituire un mondo. Progettare e sperimentare l'autonomia nell'orizzonte della riforma vuol dire porsi da parte degli insegnanti come un gruppo di adulti professionali che istituiscono un campo di esperienza. Vuol dire aprire nuovi campi specifici di esperienza e uso qui il termine esperienza in tutta la sua consistenza e in tutta la sua densità filosofica, come qualcosa che rinvia a dei modelli, a degli schemi interpretativi, a dei contenuti di sapere, ma anche a dei vissuti individuali. Quindi la funzione della scuola è quella di dotarsi di un dispositivo che la mette in grado di fare questa mediazione, questa esplorazione, questa ricostruzione, questa interpretazione dei saperi e questa rielaborazione dei saperi, che è ciò fra l'altro che la grande tradizione scolastica nel suo aspetto più positivo ha sempre fatto.
Questa rielaborazione deve essere di tipo simbolico, cognitivo e metariflessivo. La scuola come luogo di una esperienza dell'esperienza, la scuola come luogo di una interpretazione delle interpretazioni, la scuola come il campo di una ermeneutica dei saperi, su base però di pratiche concrete, materiali, sociali, organizzative, istituzionali. La scuola non può essere il semplice travaso o la semplice tracimazione dell'esperienza esterna all'interno di un apparato istituzionale. Questo vuol dire non pensare alla scuola, non avere un'idea di scuola nel momento in cui si parla di contenuti, di didattiche, di saperi. E si ripropone magari una formazione degli insegnanti tutte incentrate solo sulla reduplicazione dei vecchi insegnamenti accademici, con qualche aspetto didattico. Ora, certamente, in tutto questo, la dimensione che riguarda la stessa corporeità della popolazione giovanile, che poi occupa corporalmente gli spazi scolastici, e il discorso della nuova tecnologia, non come apparato didattico, ma come tecnologia in atto che riformula l'esperienza del nostro rapporto di saperi, è fondamentale. In questo senso per me la scuola è apertura al mondo ed è spazio di vita. In questo senso io vedo l'autonomia e la riforma come l'elemento, l'insieme, finalmente l'insieme delle condizioni di possibilità del cambiamento della scuola. Ma autonomia e riforma hanno senso se sono viste come condizioni di possibilità di un cambiamento della forma scuola tradizionale. Insomma, come dire, occorre rompere la nostra familiarità con la scuola. La scuola è un'istituzione troppo vecchia e troppo recente, perché possa essere troppo facilmente cambiata, ma è anche troppo vecchia e troppo recente perché possa essere continuata a pensare in quel modo lì. Insomma, non è facile uscire dall'aria di famiglia della scuola, ma noi dobbiamo uscire da quest'aria di famiglia, dei modelli tradizionali della scuola. E credo, francamente, che i giovani, più che il ministro, ci costringeranno a farlo. Grazie. Grazie al professor Riccardo Massa, che riesce sempre a dare senso e prospettive al nostro lavoro quotidiano. Ma il nostro grazie più vivo è per il signor Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer, che ha voluto dare un valore altissimo a questo nostro convegno con la sua presenza e con il suo intervento. La mattinata prosegue ora con la relazione del professor Mauro Cerutti, ancora espressione della Facoltà di Scienze della Formazione di Milano Bicocca. Buongiorno a tutti, ci scusiamo perché evidentemente per una questione tecnica il video si è chiuso con un taglio, ma eravamo appunto agli ultimi battute del questo ricco contributo di Riccardo Massa. Mi presento molto velocemente, io sono Manuela Palma, sono una ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione di Riccardo Massa, nonché una studiosa appassionata del suo pensiero e della sua riflessione. Il compito che mi è stato affidato oggi è quello di costruire una sorta di raccordo tra questo documento video, che era una relazione che Riccardo Massa ha proposto al CIDI nel 99 e che abbiamo appunto condiviso, e alcune delle piste aperte dal discorso di Riccardo Massa e che verranno approfondite ed esplorate negli interventi che seguono nelle sessioni tematiche. Vorrei partire però da uno degli aspetti che più mi ha colpito di questo video, di questo documento. Questo sembra essere un video che apparentemente è dedicato a un tema specifico, che prevede un'attenzione specifica per la scuola, e per certi versi lo è senz'altro, nel senso che la scuola è stata uno degli ambiti di grande riflessione e di interesse della produzione di Riccardo Massa, sicuramente per la rilevanza che come agenzia educativa ha e continua ad avere per la sua universalità. Tutti quanti abbiamo avuto esperienze e abbiamo attraversato appunto l'esperienza della scuola, e proprio alla scuola, proprio per questa ragione, Riccardo Massa ha dedicato parte appunto della petizione. Penso a opere come per esempio Cambiare la scuola, penso a testi come Educare o istruire o Sottobanco, testi diversi in cui però è sempre stata forte l'urgenza
di Riccardo Massa di riconoscere la quota pedagogica del lavoro appunto di insegnanti e formatori anche all'interno di questo contesto. E proprio in quegli anni la scuola era un oggetto di particolare attenzione e riflessione proprio perché era oggetto di un processo profondo di ripensamento avviato con la riforma della scuola, la riforma Berlinguer, e che avrebbe portato, come intuisce all'interno del video dell'intervento di Massa, all'autonomia scolastica. Quindi sicuramente questo è uno dei temi centrali della riflessione e del pensiero di Riccardo Massa. Tuttavia però questo video si apre e consente anche una lettura più ampia, nel senso che può essere inteso secondo me come una straordinaria testimonianza del contributo di Riccardo Massa, esemplificativo del suo approccio all'educazione, che resta, per quanto mi riguarda, una delle eredità più ricche e più preziose del suo discorso. Il video si apre con una domanda, che è una domanda radicale, una domanda scherzante, essenziale, e che viene ripetuta più volte, come con un'urgenza all'interno di questo intervento. Che cosa significa pensare la scuola? Che cos'è la scuola e cosa significa pensarla? All'interno appunto del video più volte viene ripetuta questa domanda, proprio perché prima ancora di capire come orientarla, come leggerla, l'autore si preoccupa di interrogarsi su che cosa sia la scuola e soprattutto sul modo con cui noi la pensiamo. Questa domanda è una domanda prima, è una domanda essenziale, è una domanda anche importante perché nella sua semplicità si apre alla complessità ed è una di quelle domande che evitano di naturalizzare i nostri oggetti e di darli per scontato e di percepirli in modo non acritico, oggetti che sono molto vicini alla nostra esperienza ma non per questo appunto non necessitano di essere sottoposti a una riflessione, a un'analisi critica. Questa tendenza a farsi delle domande coraggiose e radicali è una tendenza tipica della riflessione di Riccardo Massa. Massa era solito farsi queste domande, che sono sicuramente delle domande scomode, proprio perché obbligano a sospendere le proprie precomprensioni e proprio perché si aprono al rischio di rifondare profondamente e dalle fondamenta il discorso e la riflessione pedagogica. Però è proprio grazie a queste domande che Riccardo Massa si è, nel corso della sua produzione, interrogato e è riuscito a illuminare una serie di aspetti dell'esperienza educativa che fino a quel momento non erano stati pensati o non in un modo appunto approfondito e critico. Mi riferisco per esempio alle dinamiche del potere, alla questione del potere, che nella riflessione di Riccardo Massa non compare solo ed esclusivamente nei termini di una simmetria relazionale tra educatore e educando, ma che diventa appunto una riflessione più profonda e più complessa su quelle che sono anche le istanze normative, normalizzanti, omologanti, che sono proprie di ogni gesto educativo. Sempre con quella stessa attenzione all'interrogazione, alla riflessione, Riccardo Massa ha permesso di leggere l'esperienza appunto educativa facendo emergere tutta una serie di aspetti legati per esempio alla dimensione emotiva, alla dimensione affettiva, alla dimensione dell'eros pedagogico che rappresenta uno degli altri aspetti indagati e su cui appunto si è molto soffermato Riccardo Massa, che ha portato proprio a interrogarsi anche a quelli che sono i desideri, gli affetti che circolano e sono una base fondamentale dell'esperienza educativa, alla fantasmatica che guida l'operatività sicuramente degli insegnanti, ma più in generale di ogni educatore e ogni formatore. O ancora, proprio grazie a queste domande, Riccardo Massa è riuscito a restituire una riflessione rigorosa, per esempio il tema dei valori, che anche appunto in parte accenna, dimensione dei valori che è anche questa appunto inevitabile in ogni progetto, in ogni proposta appunto di formazione, ma che ancora una volta esige di essere sottoposta a una riflessione problematica e critica, proprio per evitare che il discorso sull'educazione venga ridotto a un discorso moralizzante, un discorso di buona educazione e di buone maniere. Quindi il primo aspetto che dal mio punto di vista è un aspetto di grande interesse di questo video è legato proprio al piacere, alla tensione verso la riflessione, verso l'interrogazione, verso delle domande appunto essenziali e che portano a rifondare completamente il discorso e il modo di porsi rispetto ai propri oggetti. La domanda che fa sulla scuola, quindi che cos'è la scuola e come pensiamo la scuola, è una domanda che può essere sicuramente senz'altro letta anche come
una domanda di tipo epistemologico. La preoccupazione di massa era quella di produrre un sapere capace di rispondere a questa domanda, quindi produrre un sapere che permettesse di restituire appunto alla riflessione quegli aspetti, quegli elementi, quelle dimensioni che permettono di descrivere il funzionamento della scuola, ma più in generale il funzionamento di qualsiasi esperienza educativa. La riflessione che qui Massa ci propone rispetto alla scuola è una riflessione a cui invita rispetto al modo in cui porsi in generale rispetto alle esperienze educative. Ed è proprio forse questa la domanda che mancano tutta una serie di contributi che cita all'inizio del suo intervento, quegli approcci che mostrano appunto attenzione ai contenuti, alla didattica, alla relazione, all'organizzazione, e che rappresentano sicuramente dei punti di vista anche interessanti rispetto alla scuola, ma che ne offrono una visione parcellizzata e incapace di riconoscere anche la specificità della scuola e la specificità di un'esperienza educativa. La risposta alla domanda appunto che cos'è la scuola, che è anche però un modo per riflettere su come ci poniamo rispetto alla scuola, come ci poniamo da un punto di vista pedagogico rispetto alle esperienze educative, la risposta a questa domanda Riccardo Massa la dà indicando come elemento appunto fondamentale la dimensione strutturale dell'esperienza, la configurazione strutturale della scuola, la struttura che sta alla base di questo tipo di esperienza. Proprio perché se noi non andiamo a guardare a questa struttura così naturalizzata per certi versi a cui siamo così appunto abituati, rischiamo poi di prevedere per la scuola degli interventi che rischiano di essere appunto superficiali o in alcuni casi addirittura appunto di maquillage. L'invito invece di Riccardo Massa è andare ad osservare nella concretezza appunto dell'esperienza questa configurazione strutturale, e troviamo qui quindi uno dei riferimenti forti, un nucleo che verrà poi successivamente esplorato, per il tema della materialità dell'esperienza educativa, il suo darsi concreto. Cioè l'invito di Riccardo Massa è andare a guardare quell'insieme di elementi anonimi e impersonali, corporei e incorporei, che informano dell'esperienza scolastica e della qualità dell'esperienza che viene proposta. Arriviamo quindi a un punto, dal mio punto di vista, centrale del suo intervento, e che riguarda appunto il modo di intendere questa struttura, già accennato dall'introduzione fatta dal professor Moschino, il concetto di dispositivo pedagogico. Andare a leggere il dispositivo pedagogico, ci dice Riccardo Massa, vuol dire andare a vedere ciò che fa sì, ci dice nel video, che una macchina funzioni e produca certi effetti. E quindi in questo senso l'invito a cui ci spinge appunto Riccardo Massa è come ad andare ad aprire la scuola, andare come appunto aprendo un qualsiasi appunto oggetto, andare a riscoprire quelli che sono i meccanismi che sono alla base, quelle che sono le strutture, da quali componenti è costituita la scuola, in quali intrecci, in quali relazioni si pongono questi elementi, come interagendo tra loro producano degli effetti. E troviamo quindi qui, dal mio punto di vista, un riferimento forte a un altro dei nuclei tematici che verranno approfonditi, la dimensione del metodo, relativa proprio al come produrre degli effetti di tipo formativo. Un'attenzione quindi alle condizioni materiali, agli ingranaggi che possiamo andare a guardare per ritrovare come avviene la formazione, quali sono gli aspetti che sono in gioco, quali sono le interazioni, quali sono soprattutto gli effetti. In questo senso l'indicazione rispetto appunto al metodo dato da Riccardo Massa è molto forte anche rispetto appunto alla scuola. Ci dice appunto Riccardo Massa, e cito uno dei suoi interventi appunto proprio relativi al mondo della scuola: la nozione di dispositivo permette di pensare la scuola non tanto come un campo di applicazioni di metodi e di tecniche, ma come metodologia in atto nell'esperienza educativa. Quindi l'invito è proprio ad andare a riconoscere questo dispositivo pedagogico, quell'elemento che fa funzionare, che fa sì che la macchina scuola, ma in generale qualsiasi esperienza educativa, funzioni e produca certi effetti. E quindi il centro della dimensione anche appunto del metodo. Nell'intervento e nel video di Riccardo Massa si arriva poi a una sorta di disamina dei modelli secondo cui la scuola ha provato a comprendersi e riformarsi. Nell'intervento, nella seconda parte dell'intervento, ne cita diversi Riccardo Massa: il modello tradizionale,
che considera appunto ancora un modello insuperato, che forse ancora adesso è un modello attuale, presente nella scuola, che è stato portato avanti dalla riflessione didattica, il modello della fantasia comunitaria, come lo definisce lui, che è portato avanti dalle prospettive di descolarizzazione, ancora il modello di riproduzione della società che è portato avanti dalla riflessione di lui. Nel proporre questo tipo appunto di analisi, di riflessione sui modelli, sul modo in cui noi pensiamo il dispositivo scolastico, lo concettualizziamo, lo simbolizziamo, ho trovato sicuramente un riferimento forte a quell'atteggiamento clinico che poi ha portato appunto Riccardo Massa a riflettere sui temi appunto della clinica, della formazione. Quello che ci propone all'interno di questo video è una sorta di riflessione che va a riconoscere quali sono i modelli, quali sono le categorie, quali sono le precomprensioni con cui noi ci accostiamo all'oggetto scuola, in generale all'oggetto esperienza appunto educativa, e quindi in modo tale da permetterci di riflettere anche criticamente sulle lenti attraverso le quali noi guardiamo e intendiamo appunto l'esperienza scolastica e l'esperienza diciamo educativa in generale. La clinica della formazione, come pratica che verrà poi approfondita negli interventi successivi, si basa su un presupposto fondamentale: il modo in cui siamo formati ha un'influenza, un'incidenza forte al di là dell'intenzionalità degli insegnanti o degli educatori, come ci ha ricordato il professor Morfino, e incide nel modo in cui abitiamo e ci orientiamo appunto nell'esperienza scolastica, nell'esperienza educativa. L'invito e la proposta appunto promossa anche tramite la pratica della clinica della formazione è promuovere anche una riflessione rispetto a queste categorie, rispetto a questi modelli, rispetto a questi concetti attraverso i quali dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista affettivo, dal punto di vista metodologico noi ci approcciamo ai nostri oggetti, ci approcciamo all'esperienza scolastica e in generale all'esperienza educativa. Si arriva poi appunto sul finale al modello che lui stesso propone del dispositivo scuola e che si distanzia per certi versi da quelli precedentemente individuati e che è il modello della rielaborazione. Ci parla e ripete più volte alla fine del suo intervento Riccardo Massa l'importanza di costruire un campo di esperienza di secondo livello, un campo che sia uno spazio di riflessione e di rielaborazione dei saperi, un mondo due. Un campo appunto di esperienza vitale in cui sono messe in scena dinamiche, aspetti della vita, e trovo in questo appunto riferimento, in questa immagine del modello di rielaborazione il riferimento a uno degli ultimi temi appunto approfonditi dalla riflessione di Riccardo Massa, che è la metafora appunto del teatro, l'idea che quindi l'esperienza educativa possa essere la costruzione di un mondo due, un mondo che però permette a educatori, in particolare chiaramente ai destinatari dei processi educativi, uno spazio di rielaborazione di quelli che sono i significati vitali appunto dell'esperienza. Quindi in questo senso chiudo il mio intervento, che ha cercato proprio di mediare tra questo video e appunto le successive piste di analisi che verranno appunto approfondite, riconoscendo il grande appunto valore di questa riflessione che ci restituisce dal mio punto di vista uno sguardo e soprattutto un atteggiamento rispetto all'esperienza, un atteggiamento di problematizzazione, un atteggiamento di riflessione critica, un atteggiamento di chi pone appunto delle domande anche su quello che sembra essere l'elemento più ovvio e più essenziale, e che ci apre a una serie appunto di piste: la scuola, la materialità, il metodo, la clinica della formazione, il teatro, che rappresentano, hanno rappresentato e rappresentano per me un modo per guardare all'esperienza e per gestirla in modo professionale, critico e consapevole. Grazie. Grazie molte alla dottoressa Manuela Palma. Buongiorno a tutti, io sono Camilla Barbanti, assegnista di ricerca appunto nel Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa. E oggi appunto insieme alla dottoressa Veronica Berna, che è anch'essa dottoranda nello stesso dipartimento, saremmo insomma qui insieme per moderare, gli inglesi direbbero fare le chair, insomma, questo modo un po' così, appunto moderare e presentare, appunto ad ascoltare le varie sessioni tematiche che, devo dire, Manuela Palma ha veramente magistralmente riassunto e rilanciato a partire proprio dal video che abbiamo anche
visto stamattina. Dunque, siamo molto contenti ovviamente di essere qui, anche un pochino emozionate, e come vi dicevo, nella restante parte della mattinata presenteremo i dialoghi e coloro che andranno a fare gli interventi appunto nelle sessioni. Grazie, grazie Camilla. Buongiorno anche da parte mia, sono molto contenta, direi onorata di essere qui, come tutti noi, e voi sono un'appassionata studiosa di Riccardo Massa, oltre che una dottoranda in dipartimento. Farò un brevissimo intervento di raccordo prima dell'avvio delle sessioni, dicendo che la puntuale analisi di Manuela Palma ha rintracciato alcuni degli snodi più significativi del pensiero di Riccardo Massa, presenti nel contributo che abbiamo visto e ascoltato, per cui materialità, metodo, teatro, clinica della formazione e naturalmente scuola sono temi che attraversano l'introduzione teorica di Riccardo Massa e che noi troviamo intrecciati e combinati tra loro in un discorso sull'educazione complesso e stratificato, che ha in questa cifra di complessità e stratificazione, secondo me, la sua potenza. Pensando al discorso introduttivo, mi è venuta in mente una metafora di un filosofo che è Deleuze, perché quando abbiamo a che fare col pensiero di Massa, secondo me è come se avessimo tra le mani una matassa da districare, da sciogliere e da attraversare anche nei suoi nodi e nelle sue densità. È come se avessimo tra le mani un foglio ripiegato in mille rivoli, in tante anse da dispiegare e da scoprire. E quindi la giornata prosegue con queste 5 sessioni tematiche, pensate sotto forma di dialoghi, che entreranno proprio nel profondo di ciascuna di queste righe, di questi 5 temi centrali. Ripasso la parola a Camilla, che vi introdurrà in maniera un po' più tecnica come avverrà questa parte di giornata. Esattamente, allora prima di passare appunto alle presentazioni dei vari relatori, che ricordo appunto fanno tutti parte del Dipartimento appunto di Scienze della Formazione Riccardo Massa, appunto concedetemi una brevissima ma importante nota organizzativa, quella cioè che segnaliamo a chi ci sta ascoltando e quindi diciamo così al pubblico che alla fine delle appunto relazioni che adesso andremo ad ascoltare sarà dato spazio alle domande e quindi queste domande verranno raccolte tramite la chat della piattaforma, quella che adesso ci sta ospitando. Segnalo però che appunto la chat sarà attivata durante l'ultima relazione dell'ultima sessione. Quindi suggeriamo, diciamo così, a chi appunto volesse fare le domande di segnarsele in modo tale che poi potrà scriverle nel momento in cui sarà aperta la chat. Quindi, insomma, ricordato e detto questo importante, mi sembra appunto specifica di tipo organizzativo, appunto posso passare e cominciare a presentare i relatori, ricordando loro che più o meno il tempo a disposizione è di circa 15 minuti appunto a sessione. E la prima sessione appunto che andremo ad approfondire è quella dedicata al tema della materialità. E a dialogarmi, a parlarcene saranno insieme il professor Pierangelo Barone e il professor Alessandro Ferrante. Pierangelo Barone è professore ordinario presso appunto il nostro dipartimento e insegna pedagogia generale nel corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e pedagogia della devianza e della marginalità nel corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche. Ha dedicato la sua attività appunto di ricerca al tema della materialità educativa e al quale a questo tema ha scritto, per chi volesse poi andare a reperire appunto una serie di informazioni e a fonte, appunto ha scritto il volume Materialità educativa, l'orizzonte materialista dell'epistemologia pedagogica e la clinica della formazione, che è del 97 ed è edito da Unicopli. Con lui appunto dialoga Alessandro Ferrante, che è ricercatore presso appunto il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, e insegna pedagogia dell'inclusione sociale nel corso di laurea triennale in scienze dell'educazione. Nella sua ricerca ha messo in relazione il tema della materialità con il paradigma postumanista e con gli approcci sociomateriali. E tra le sue pubblicazioni ricordiamo appunto il testo Materialità e azione educativa, edito da Franco Angeli del 2016. Vi lascio quindi la parola. Molte grazie Camilla, grazie anche a tutti i colleghi che sono intervenuti prima e a Francesca Massa per
sua presenza, la sua testimonianza, che è appunto per noi preziosa e dimensione importante in un momento come questo, che evidentemente non nascondo essere molto emozionante, per me è molto emozionante, ci tengo insomma a sottolineare questa dimensione perché per l'appunto ci permette di dedicare un tempo forse non adeguato perché ce ne vorrebbe tanto, tanto per comprendere, per parlare della figura di Riccardo Mazza. Il mio compito è appunto quello di inoltrarci su un concetto molto importante nella sua proposta, nella sua visione pedagogica, che è appunto il concetto di materialità. Mi preme innanzitutto dare una piccola cornice contestuale che ci può aiutare a inquadrare la figura di Riccardo Mazza come pensatore e filosofo dell'educazione, da cui appunto l'attualità è oggetto di questo evento. Ecco, devo dire, già il professor Morfino ha introdotto con grande efficacia, citando alcuni passaggi che riprenderò peraltro direttamente dalla voce, dalla scrittura di Riccardo Mazza sul concetto di materialità. Io credo che per comprendere l'importanza teorica che assume il concetto di materialità educativa elaborato da Riccardo Mazza, dobbiamo riferirci anche alla cornice storico-culturale entro cui si svolge il dibattito pedagogico che caratterizza gli ultimi due decenni del Novecento. È un dibattito al quale Riccardo Mazza partecipa in modo significativo, dialogando sostanzialmente con i principali pedagogisti e filosofi dell'educazione italiana, attraverso una costante esortazione, come è stato ben già evidenziato anche dagli interventi precedenti, a interrogare la struttura scientifica del sapere pedagogico. In questo senso, Riccardo Mazza è una figura innovatrice, capace appunto di una radicalità teorica che a volte, anche questo è stato sottolineato, è avvertita come scomoda. Però non si deve pensare che la sua voce fosse né marginale e né in qualche modo isolata. Mazza si inserisce pienamente nel solco di quella che lui stesso definisce, insieme ad altri importanti intellettuali pedagogisti, di pedagogia critica. È una proposta teorica che appunto coinvolge alcuni dei più rilevanti pedagogisti che operano tra la seconda metà degli anni 80 e la prima metà degli anni 90 e che contribuiscono a elaborare un'analisi che è volta a offrire un'interpretazione storico-teorica della formazione, con l'intento di realizzare un'interrogazione teorica radicale delle pratiche educative e formative, nella quale, tra le altre cose, viene tematizzata anche la questione del profilo del ruolo del pedagogista, una questione molto interessante per noi, presumo anche per molti studenti nel pubblico che stanno affrontando percorso di formazione di secondo livello della nostra laurea in scienze pedagogiche, in cui appunto il tema del profilo del pedagogista è un tema che è al centro di una proposta formativa, ma anche di una necessità di definizione. Ecco, già appunto nella prospettiva della pedagogia critica, qui Mazza ha contribuito in maniera rilevantissima. Questo profilo è un profilo che andava sostanzialmente, nelle parole appunto che lo stesso Riccardo Mazza propone nel leggere e nell'interpretare questa dimensione, andava finalmente smarcato per un verso da, diciamo così, le pastoie della filosofia, quindi in questa interpretazione
tutta giocata sulla dimensione speculativa, teorico-speculativa, del profilo di un pedagogista e per l'altro verso anche da un certo sperimentalismo di stampo psicologico. Ecco, emerge appunto in questa proposta, in questa ipotesi, che è fortemente legata appunto a questa interrogazione teorica radicale delle pratiche formative, una figura che possa essere finalmente capace di coniugare la dimensione intellettuale con quella della ricerca e dell'intervento nei contesti operativi di ambito educativo. Quindi una figura, come dire, a tutto tondo per certi versi. Allora, Riccardo Massa è un chiaro protagonista, anzi, diremmo meglio un promotore della proposta di una pedagogia critica. Lo testimonia, ad esempio, la pubblicazione che avviene nei primissimi anni 90, dei quaderni di pedagogia critica, materiali per la formazione del pedagogista, che vengono pubblicati, è una serie di quattro volumi che vengono pubblicati per la collana da lui diretta, Teorie educative e processi formativi, per l'editore Unicopi. È appunto una proposta che vede coinvolti intellettuali e pedagogisti di grandissimo rilievo, molto rilevanti nell'ambito della pedagogia italiana. Cito i più significativi, ma non cito tutti in realtà, che sono Franco Cambi, Alberto Granese, Enza Colicchi, Elisa Frauenfelder, Giuseppe Spadafora, Giuseppe Flores d'Arcacio. Ecco, dunque Massa è, come dire, pienamente all'interno di un dibattito, di una riflessione, di una rilettura della pedagogia come sapere scientifico che è costantemente in rapporto al, diciamo, il meglio della pedagogia nazionale. E quindi nella temperie culturale di una pedagogia che conosce una stagione di grande rinnovamento, che mi sembra molto importante situare il contributo di Riccardo Massa. In questo scenario aperto di ripensamento critico del sapere pedagogico, che lui introduce appunto due concetti di notevole impatto all'interno appunto del discorso pedagogico. Il primo, indubbiamente più noto, è stato anche già tematizzato, almeno in parte, ed è poi quello che si è diffuso, diciamo così, anche nel linguaggio pedagogico attuale, ed è la nozione di dispositivo. Oggi, appunto, la nozione di dispositivo è una nozione che ritroviamo con una certa, diciamo, ricorrenza anche nei testi, nelle riflessioni, nelle proposte, diciamo così, che emergono dentro la produzione appunto, di molti pedagogisti in ambito nazionale. Mentre il secondo appare decisamente più marginale nelle riflessioni pedagogiche, spesso viene, potremmo dire, eluso, per quanto in realtà sia strettamente legato al primo, cioè appunto alla nozione di dispositivo, ed è appunto quello di materialità educativa. È un concetto, quest'ultimo, che però, come è già stato anche evidenziato e ricordato, è decisivo per poter comprendere la forza e al contempo anche la radicalità della proposta teorica di Massa. Con questo concetto Massa infatti giunge a una sintesi molto raffinata di intuizioni che sono già presenti nei suoi primi lavori teorici. Lo ricordava il professor Morfino, uno dei primi suoi lavori di grande complessità anche dal punto di vista della possibilità del suo studio, della sua lettura, che è la scienza pedagogica. In questi primi lavori si coglie per l'appunto una certa tensione interpretativa che si colloca all'interno di una prospettiva storico-materiale. Per Massa, una lettura scientifica dei fenomeni educativi deve necessariamente tener conto delle determinazioni storico-sociali. Dunque, Massa, Morfino lo ha detto molto bene, è pienamente dentro una prospettiva che ha nell'interpretazione materialista, storico-materiale, un punto
rilevante. Ed evidentemente il concetto di materialità è legato a questa dimensione. Ecco, appunto, in questa prospettiva si sforza di comprendere lo svolgimento del processo educativo come un insieme complesso di elementi articolato su molteplici livelli. Ora, quella tensione teorica è rivolta a cercare di restituire termini e concetti che possano consentire di leggere l'accadere educativo, emancipando il discorso pedagogico da interpretazioni che sono fortemente bilanciate da un lato sul soggettivismo, ovvero l'educazione è un fatto che riguarda essenzialmente la relazione tra due individui, il genitore e figlio, il maestro e l'allievo, educare l'educando, o all'opposto, totalmente sbilanciata sull'oggettività strumentale, sperimentale della tecnica. E qui appunto tutta la tematizzazione che Massa propone spesso nelle sue riflessioni, nelle sue analisi, quali i test, le tassonomie, le macchine per apprendere, cioè tutta quella dimensione di una certa pedagogia sperimentale che però è molto sbilanciata appunto su questo insieme di dimensioni anche strumentali. Allora, in questo senso, per Riccardo Massa è fondamentale considerare l'educazione come un accadimento, cioè come un evento in situazione di cui è necessario comprendere le determinanti che lo rendono possibile. Allora, la materialità educativa, da questo punto di vista, rinvia più propriamente all'insieme delle determinazioni concrete, appunto di carattere storico-sociale, che operano nel processo formativo e concorrono alla produzione di effetti di tipo educativo. Anche questo è stato ben ricordato, appunto, in una citazione che Morfino riprendeva rispetto al concetto di materialità educativa. Ora però vorrei appunto evidenziare un passaggio. Sarebbe scorretto, a modo di vedere, in riferimento a questa definizione, attribuire a Massa l'idea che con il termine materialità educativa ci si debba riferire unicamente agli elementi materiali di una determinata situazione. Infatti, per Riccardo Massa, riprendiamo qui una delle sue precise parole, riprendo proprio una sua citazione: l'ordine della materialità educativa si intreccia a una complessa fenomenologia esistenziale. Così come qualunque fenomenologia esistenziale è analizzabile soltanto in riferimento a una certa materialità educativa, in un gioco complesso di significazioni oggettive e soggettive che si rinviano l'un l'altra in una sorta di semiosi infinita. Ora, qui si chiude la citazione appunto delle parole di Riccardo Massa. La materialità educativa rimanda quindi tanto agli elementi concreti, materiali, oggettivi che concorrono a disporre e determinare l'esperienza di formazione, quanto al mondo vitale dei soggetti che compiono tali esperienze. Per Massa, qualunque vicenda di formazione si configura a partire, sono parole sue, da un determinato assetto e da un certo dispiegamento della vita materiale. Ecco perché io credo appunto nella sua proposta teorica, e qui concludo questa mia breve escursione, in particolare nella proposta della clinica della formazione, Massa evidenzia come la trama della materialità educativa si compone di un intreccio indissolubile di elementi materiali e affettivi. A rimarcare quindi la necessità di considerare l'accadere educativo come un processo articolato e stratificato in cui operano dimensioni oggettive e vissuti esistenziali, per le quali sono necessarie, tanto al pedagogista quanto all'educatore, delle competenze cliniche. Ecco, credo appunto che io a questo punto do la parola al professor Serrante, per andare avanti in questo dialogo. Credo appunto che questo passaggio sia un passaggio imprescindibile nel momento in cui tematizziamo il concetto di materialità educativa. Grazie al professor Barone, grazie a tutti i relatori e le relatrici che mi hanno preceduto. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, vorrei, il mio breve intervento di oggi ha come focus il tentativo di cercare di connettere
la centralità del costrutto di materialità e la prospettiva materialista marziana a una parte del dibattito pedagogico contemporaneo che appunto mette al centro la nozione di materialità e la reinterpreta alla luce anche di nuove prospettive, nuove filosofie, non solo le filosofie dell'educazione. Per fare questo vorrei però iniziare riprendendo una citazione da appunto Massa, non dal suo testo, ma dal video che abbiamo ascoltato prima. Massa diceva in questo video che per diventare insegnante bisogna capire che cos'è la scuola. E noi potremmo dire per diventare educatori bisogna capire che cos'è la scuola, che cos'è l'educazione, che cos'è la scuola, che cosa sono i contesti in cui noi abitiamo e di cui facciamo esperienza in qualità di professionisti dell'educazione oggi. E poi Massa aggiungeva si deve istituire un mondo, un campo di esperienza. Allora, ma che cosa vuol dire istituire un mondo, aprire mondi, aprire spazi di possibilità, istituire dei campi di esperienza? Che cosa permette di istituire dei campi di esperienza? Che cos'è la scuola? Che cos'è l'educazione? Massa ci consegna queste domande a cui evidentemente nel mio intervento né quello, negli altri potranno rispondere, ma che ci interrogano costantemente. Diciamo, allora, possiamo chiederci ulteriormente, articolare ulteriormente queste sollecitazioni, queste domande, chiedendoci di che cosa sia fatta l'esperienza educativa. O anche chi o che cosa agisce in essa, chi o che cosa educa, che cos'è che produce l'esperienza educativa? Questa mi sembra la domanda che attraversa per intero l'itinerario teorico massiano, come, e mi sembra che anche l'intervento di Vittorio Morfino si sia soffermato sulla centralità di questo tipo di domanda. Che cosa produce l'esperienza educativa? L'idea di massa, come è stato rilevato dall'intervento che mi ha preceduto, cioè di Arangelo Barone, ma anche dall'intervento di Vittorio Morfino, è che la trama dell'educazione sia fatta non solo di persone, di soggetti, e neppure di semplici relazioni tra le persone e i soggetti. Insomma, l'educatore, l'educando, non sono gli unici attori sulla scena educativa, non occupano per intero lo spazio del palcoscenico, per usare una metaforica teatrale che poi sarà ripresa successivamente negli interventi che seguiranno, non galleggiano in una sorta di vuoto pneumatico, non sono gli unici attori in sostanza. Perché non sono gli unici attori? Perché insieme a loro, tra di loro, oltre a loro, c'è molto altro, ed è un molto altro che di solito non viene visto, rimane nell'ombra, diventa una dimensione latente nel discorso pedagogico, benché ovviamente, nonostante sia una dimensione latente, produca concretamente degli effetti, che quindi sfuggono alla coscienza e al controllo degli operatori, dal momento che questi si focalizzano solamente sulla relazione interpersonale tra l'educatore e l'educando. Allora c'è un qualcosa che produce l'esperienza educativa, c'è qualcosa che produce ciò che accade nella concretezza della scena educativa, un qualcosa che vincola e condiziona la stessa relazione educativa e le permette di esistere, ed esiste secondo una certa modalità, una certa forma. Allora il problema teorico, metodologico, empirico diventa capire che cos'è questa cosa che genera le condizioni di possibilità dell'esperienza educativa e che media la stessa relazione educativa, che la fa essere ciò che è, che la blocca o la fa evolvere, che la stabilizza o la destabilizza. L'ipotesi di massa, quindi, mi sembra di poter dire che questa cosa educante, come la chiamano le tecniche corpi, un testo bellissimo che giustamente oggi è stato più volte menzionato, questa cosa educante sia una struttura materiale, a produrre l'educazione è una struttura materiale, come ci ha ricordato anche Vittorio Morfino. Quindi è una materialità minuta e ricorrente, come scrive in Cambiare la scuola, testo del 97, un congegno complesso, un dispositivo, dirà Massa sulla scia di Foucault, composto da una combinazione variabile di una molteplicità di elementi, elementi propriamente materiali, i corpi, gli spazi, gli oggetti, le tecnologie, elementi affettivi, che hanno a che fare evidentemente anche con i vissuti soggettivi, ed elementi simbolici. Ma, e questo è un punto centrale per capire il modo di intendere e di praticare la ricerca e la pedagogia di massa, questi elementi non vanno mai letti separatamente, come se fossero uno isolato dall'altro.
E quindi allora parliamo di corpi, oppure parliamo di spazi, oppure parliamo di tempi, parliamo di oggetti. No, questi elementi vanno letti nel loro reciproco intreccio, perché è esattamente questo intreccio, questo groviglio, che produce gli accadimenti formativi nella loro singolarità, nella loro concretezza. Allora, l'educazione in quest'ottica può essere intesa, può essere letta come un'esperienza connotata da una propria specifica densità, una densità affettiva, simbolica, materiale, una densità che è irriducibile, per quanto detto, alla sola relazione interpersonale e che quindi ricomprende la relazione in essa, ma non fa sì che la relazione esaurisca tutto il campo della riflessione e dell'azione pedagogica. Allora, questa prospettiva, questo è un punto importante, permette, come è stato ricordato in diversi interventi che mi hanno preceduto, permette di relativizzare l'idea che l'educazione sia solamente una tavola di valori, sia il frutto di relazioni interpersonali, governate peraltro da buoni sentimenti, da nobili ideali o da intenzioni puramente coscienti, per concentrarsi invece su ciò che produce gli eventi educativi nella loro singolarità, nella loro concretezza, nella loro specificità. Ed è esattamente questi punti che ho cercato di sintetizzare in breve in questa parte del mio intervento, che permettono di accostare, di far dialogare in modo fecondo, credo, il pensiero di massa con una serie di prospettive, di approcci teorico-metodologici che possiamo oggi rinvenire nel dibattito delle scienze umane e nel dibattito pedagogico, tanto nazionale quanto soprattutto in particolare internazionale. E faccio riferimento con questo agli approcci che si autodefiniscono come socio-materiali o neomaterialisti. Scusa Alessandro, un minuto hai ancora. Sì, mi avvio a concludere, grazie. Allora, questa prospettiva quindi di lettura degli accadimenti formativi appunto permette di iscrivere il pensiero massiano nella cosiddetta svolta materiale che è nata nel dibattito. Alcuni autori parlano di material turn, di svolta materiale. E benché rivestano comunque oggi un ruolo minoritario questi approcci, ma hanno il merito, come ha avuto anche quello di Massa, di riportare la materialità al centro della riflessione del discorso educativo e pedagogico. Ora, al di là delle considerevoli differenze di impostazione teorica ed epistemologica di questi approcci, hanno diversi punti in comune anche con il pensiero di Massa. In primis, appunto, la centralità che riveste in essi e anche nel pensiero massiano il costrutto di materialità. In secondo luogo, per interpretare gli accadimenti informativi facendo riferimento anche utilizzando questo costrutto, c'è un tentativo di dialogare con le altre scienze, peraltro non solo le scienze umane, ma anche le scienze cosiddette hard. Per esempio, numerosi approcci ascrivibili al nuovo materialismo si rifanno anche alla fisica quantistica per ridefinire la nozione di materia e di materialità. E poi alla filosofia, naturalmente. Le tre filosofe forse più importanti del nuovo materialismo sono Karen Barad, Rosie Braidotti e Donna Haraway. Ed sono queste tre filosofe che vengono, peraltro tutte al femminile, questo vorrei rimarcarlo. Quindi la filosofia neomaterialista è una filosofia femminile e femminista anche. Le idee che emergono dai contributi delle scienze, dai contributi di diverse filosofie, vengono impiegate nel campo pedagogico per ridefinire in questo campo la nozione di materialità, ridefinendola, innanzitutto mettono in discussione una tradizione pedagogica non solo che vede la materia e la materialità come qualcosa di inerte, di passivo, di docile, di puramente strumentale, una sorta di tabula rasa su cui si inscrivono dei significati culturali, come se la materia, la materialità contasse solo nella misura in cui siano le persone ad animarla o siano le culture ad animarla. E invece tali approcci pensano la materia e la materialità come qualcosa di attivo, di performativo, di dinamico, di relazionale, qualcosa che è inscindibile dalle dimensioni sociali e simboliche, nel senso che la materia e il significato coemergono all'interno dello stesso set di pratiche. E qua veramente sto per concludere. In sintesi, attraverso questi approcci, attraverso la pedagogia mazziana, diventa possibile pensare l'educazione sia su un primo che su un secondo livello come una rete di elementi eterogenei che interagiscono tra di loro producendo effetti di ordine formativo. Quindi una bozza di risposta alla domanda con cui sono partito in questo intervento, che cosa produce gli accadimenti formativi,
e quindi che cosa agisce in campo educativo provocando degli effetti, non è mai una singola entità, una singola persona, un singolo oggetto, eccetera, ma una rete di elementi interconnessi fra di loro. Allora, osservare le pratiche educative, interpretarle, progettarle, cercare di condurle, di orientarle, significa tematizzare la presenza e l'azione di una materialità che è sempre multiforme, sfuggente, caotica. E per gli educatori, ciò può significare anche imparare a immergersi in un groviglio materiale che è fatto di corpi, spazi, tecnologie, forze, affetti, discorsi, perché è proprio questo groviglio, che rende ogni pratica formativa unica e irripetibile. Ti ringrazio. Grazie. Grazie al professor Barone e al professor Ferrante. Prima di passare alla seconda sessione, ricordo ai relatori che i tempi per ogni sessione sono di circa 15-20 minuti a sessione. Noi come CER non entriamo dentro diciamo, la vostra finestra, però vi chiediamo di presidiare appunto queste tempistiche. La seconda sessione è dedicata al tema del metodo in educazione. Attorno a cui dialogheranno la professoressa Cristina Palmieri e la professoressa Monica Guerra. Cristina Palmieri è professore ordinario presso il nostro dipartimento, dove insegna pedagogia dell'inclusione sociale nel corso di laurea in scienze dell'educazione e fondamenti della consulenza pedagogica nel corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche. Ha dedicato la sua ricerca teorica ai temi della cura e del metodo educativo e tra le sue ultime pubblicazioni a riguardo ricordiamo dentro il lavoro educativo, pensare il metodo tra scenario professionale e cura dell'esperienza, edito da Franco Angeli nel 2018. Monica Guerra, invece, è professore associato presso il nostro dipartimento, è dove insegna pedagogia dell'infanzia nel corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e coordinamento dei servizi educativi nel corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche. Nella ricerca si occupa di modelli di innovazione scolastica e di esperienze educative in e outdoor. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il recente Le più piccole cose, l'esplorazione come esperienza educativa, sempre edito da Franco Angeli del 2019. Lascio la parola a voi. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Non è semplice prendere la parola perché io credo che appunto siamo tutti molto contenti e anche molto emozionati di essere qui, ma soprattutto molto emozionati dopo l'introduzione di questo convegno fatta da Vittorio Morfino e da Francesca Massa dal video che abbiamo visto e quindi che ci ha forse riportato a dei momenti molto importanti per la nostra vita, per la nostra vita professionale, ma non solo. Quindi, perdonatemi, ma insomma, terrò anche presente quello che ho scritto perché sennò oggi mi sa che mi perdo. Allora, come abbiamo pensato di proporvi questo dialogo io e Monica? Io e Monica ci passeremo la parola. Perché pensavamo che fosse importante darvi degli spaccati, non tanto, o meglio, non solo di quello che Riccardo Massa ha detto sul metodo, ma di come il suo insegnamento, che non è stato solo un insegnamento professionale o diciamo di contenuti, ma anche profondamente umano, io credo che abbia segnato il nostro modo di fare il nostro lavoro oggi e forse non solo il nostro lavoro. Però insomma l'idea era di farvi capire che cosa abbiamo imparato noi da lui e in particolare rispetto a questa parola, metodo, che poi non è una parola, ma è un insieme di cose e come già del resto avete sentito anche dagli interventi che ci hanno preceduto. Quindi lavoreremo un po' passandoci la palla e un po' se volete anche per flash, no? Quindi dandovi anche degli spaccati diversi di elementi che hanno a che fare col metodo, ma magari non solo. Allora, la prima cosa che io credo sia stata per me molto importante e che ha a che fare tantissimo col metodo, è il fatto che sì, Riccardo Massa si poneva una questione radicale intorno a che cos'è l'educazione, ma una delle risposte che io credo che lui abbia sempre dato, pur poi in tutta la sua produzione, è che l'educazione
è sostanzialmente una prassi condivisa. L'educazione non è parlare, l'educazione non è trasmettere dei contenuti o dei valori, lo abbiamo già sentito, l'educazione non è semplicemente stare accanto, accompagnare, ma l'educazione è fare le cose insieme alle persone che noi vogliamo, che imparino qualcosa da quelle esperienze che noi predisponiamo per loro. Io credo che questo sia un primo elemento, di un'indicazione estremamente importante, perché Massa diceva che l'educazione è una cosa sporca, è una cosa che ci sporca, in cui noi dobbiamo sporcarci le mani, che vuol dire che ne siamo coinvolti, che non possiamo che coinvolgerci con tutti noi stessi e che ci dobbiamo spendere in quello che facciamo per fare delle cose che siano sensate, importanti, che lascino, che aprano dei mondi, no? Come ci ricordava bene il video, ma come ci ricordava Francesca Massa prima. Quindi l'educazione è qualcosa che si agisce e non è semplicemente qualcosa che si dice. Questo è il primo grande insegnamento. Passo la parola a Monica. Grazie Cristina, anche per essere qui con me a condividere questo momento. Buongiorno a tutte e a tutti, anche da parte mia. Proseguo con altrettanta emozione in questo dialogo intorno a ciò che abbiamo appreso. Tutti noi, anche quelli come me che sono stati allievi molto meno di altri colleghi, e osando solo per la consapevolezza di quello che è stato molto del nostro modo di essere, di intendere la ricerca e di fare questo mestiere, viene senz'altro nel mio percorso fortemente influenzato dalle lezioni di Riccardo Massa in statale, dai momenti condivisi nel trasferimento verso Bicocca, che stamattina Vittorio Morfino ha ben ricordato, e nei primi densissimi tempi qui in questo nuovo luogo che adesso tutti quanti desideriamo tornare ad abitare. E come tutto questo sia stato influenzato non solo da quelle lezioni, da quel trasferimento, da quei momenti, ma anche appunto, come diceva Cristina, dal suo modo di essere, pensare e fare educazione. Provo allora a dire qualcosa del molto che ho appreso io, cominciando da un metodo che oserei dire non è modello, ma modo scientifico, non perché prende le distanze dall'esperienza, ma anzi perché è incorporato e radicato nell'esperienza. Quello che abbiamo preso, senz'altro che ho appreso io da Riccardo Massa, è proprio un modo per fare educazione, per giungere alla ricerca che si confronta con il campo, che valorizza la matrice esperienziale dell'educazione con un riferimento esplicito a quello che è per me, ma è stato anche per lui, un riferimento, cioè all'esperienza così come l'ha intesa lui, così come la troviamo nelle pagine di lui. E questa sottolineatura fatta da quello che è stato un filosofo dell'educazione ne ha ulteriormente evidenziato tutte le possibilità per chi l'educazione e la scuola la faceva e la fa. Un modo che si fonda sul riconoscimento, la valorizzazione e infine anche la ricostruzione condivisa delle domande emergenti che si fanno guida nel procedere dell'esperienza educativa, e anche per questo, per cogliere prima e testimoniare poi la complessità dell'esperienza, metodo può essere inteso come la tensione a cogliere le connessioni più che la somma di parti o oggetti. Uno sguardo, un modo di procedere, come abbiamo ben sentito nel contributo video di questa mattina. E metodo educativo che allora ha anche metodologia di ricerca, non separatamente ma congiuntamente. E qui aggiungerei soltanto, ripassando la parola a Cristina, che Massa ci ha mostrato un modo capace di cogliere un altro dei concetti rintracciabili in Dewey, cioè quello di apprendimento collaterale, un concetto che per me è proprio caro. E riprendendo quello sporcarsi le mani, questo si manifesta anche nel riconoscere il valore di ciò che non è predefinito e predeterminabile nell'esperienza educativa come nella ricerca, di quello che non è previsto, proprio in quanto tale mostra gli sguardi, le inclinazioni, la vitalità di coloro con cui si compiono i percorsi educativi. In questo senso ne possiamo apprendere, senz'altro l'ho appreso io,
un esercizio a cogliere ciò che è spesso scartato quando non scarto dell'educazione, come fertile e addirittura necessario per tentare di comprendere i processi educativi. Ecco, quello che ci ha passato Massa rispetto al metodo è la sua curiosità per capire appunto come accade l'educazione, no? Lo dicevano prima anche il professor Barone e il professor Ferrante. Ma soprattutto rispetto al metodo, io credo che abbia messo in luce due cose. Da una parte il senso comune del metodo, no? Distaccandosene, però la sua operazione era un'operazione interessante perché lui ha sempre dato molto valore al senso comune proprio per analizzarlo, capire quello che ci stava sotto e provare a proporre qualcosa di più complesso. Grazie a questa cleptomania forse, no? Cioè il fatto di rubare dei contributi anche a scienze altre. Allora il metodo è il come si fa. La cosa interessante è che Massa non solo lo ha fatto diventare un oggetto di ricerca, soprattutto nelle sue prime opere, ma proprio in queste prime opere, che prima sono state citate, e cito qui soprattutto la scienza pedagogica, ma anche l'educazione extrascolastica, il metodo è diventato proprio la chiave di volta per ripensare l'oggetto della scienza pedagogica. È stato ciò che ha permesso di definire il campo. All'inizio era il metodo, ok? Perché? Perché il metodo era proprio l'entrare nel cuore del come si fa educazione, di cui non potevano essere semplicemente gli altri saperi a dire qualcosa, ma la pedagogia doveva proprio pronunciarsi rispetto a questo come si fa, che diventa però promuovere dei campi di esperienza e produrre dei campi di sapere. Poi nell'opera successiva, come abbiamo già visto, il concetto di dispositivo in qualche modo sembra sostituire quello del metodo, ma io credo che in realtà è come se quanto lui avesse detto sul metodo venisse in qualche modo trasportato e sussunto nel dispositivo, perché si tratta sempre di capire come si fa, come accade, che cosa succede, di mettere il naso e forse tutti se stessi dentro quel groviglio, veniva chiamato, no? Quel meccanismo, quella cosa educante che produce effetti formativi, sia che sia diciamo qualcosa che si decide di fare intenzionalmente in contesti strutturati come la scuola, sia che invece accada laddove accade, quindi anche nella vita di tutti i giorni, perché sappiamo che la vita produce degli effetti formativi importanti. Allora il metodo è diventato proprio qualcosa di importante, non riducibile a una tecnica, non riducibile a quel modo di vedere il metodo che lo vede spesso ancora oggi come singole procedure che messe una dietro l'altra portano a dei risultati che peraltro sono già previsti. No? Avete presente il metodo per imparare a suonare la chitarra? E a volte la nostra immagine di metodo è proprio quella lì. No, Massa ci dice che è qualcosa di più complesso e di più importante. E io qui voglio sottolineare due elementi ancora di questa complessità. Da una parte il metodo è sicuramente qualcosa che attiene a come chi educa fa educazione, mettendo insieme tutti quegli elementi che attengono alla materialità e all'immaterialità educativa e quindi tutto quello che serve, tutte quelle attenzioni per poter creare, istituire un campo di esperienza, come abbiamo visto. Quindi se vogliamo il metodo è qualcosa che ha a che fare con gli educatori, con i soggetti che entrano in educazione, però Massa ci dice anche un'altra cosa, cioè ci dice che il metodo è anche ciò che emerge dall'educazione che è stata fatta, dall'educazione che è in atto. Il metodo noi lo possiamo ricostruire spesso, anzi in maniera più dettagliata e più autentica forse, proprio quando l'esperienza è finita. Perché? Perché è ciò che regge l'esperienza educativa stessa, è l'insieme di relazioni, di elementi che permettono a questa cosa educante, a questo dispositivo, di funzionare. Questo anche indipendentemente, e soprattutto indipendentemente dalle azioni o dalle intenzioni dei singoli educatori.
Questo è un passaggio che si fa fatica a capire, ma io credo che sia questo il cuore e che sia forse la cosa più importante. Noi nello stesso tempo agiamo un metodo, ma il metodo è l'ossatura delle pratiche educative e la possiamo rintracciare a priori. Questo vuol dire che ci sono dei metodi che a volte non sono espliciti, che a volte sono impliciti, che a volte si innervano appunto le situazioni educative a volte chi lavora in queste situazioni non ne è pienamente consapevole, e questa era la grande attenzione di massa, che tra l'altro nasceva dalla grande attenzione tra lo scarto che c'è sempre tra le nostre intenzioni e quello che poi andiamo a fare, perché tra quello che noi facciamo e il come avevamo pensato di farlo subentrano tutta una serie di condizionamenti, di elementi soggettivi e contestuali, contingenti, che rendono la nostra azione molto diversa da quello che avevamo progettato. E il metodo è quello che emerge dalle pratiche, forse quello che più ci restituisce l'intreccio appunto tra l'intenzione e poi quello che è successo realmente. Passo la parola a questo punto di nuovo a Monica per un'altra domanda. Provo allora a stare sulla dimensione, quella materiale, che abbiamo già sentito non ridursi soltanto alla materia, ma da questa però prendere moltissimo per fare un passo ulteriore in quello che io ho appreso anche in ragione di quello che sto sentendo. E credo di aver appreso un modo che riconosce i contesti nella complessità con cui dobbiamo intendere questo concetto, come ordinatori dell'esperienza, e che suggerisce, per me questo è stato fortissimo nella mia storia, il valore di quelli che aprono all'esterno dei più consueti dell'educare. Ne ho trovato traccia, ne troviamo tracce evidenti nell'amore per lo scautismo che narra in quella che Cristina citava poco fa, l'educazione extrascolastica, e nei saggi critici sullo scautismo. Nel riconoscimento della potenza dell'incontro con ambienti come quelli naturali, in cui però ci dice bene, sulle tracce di Baden-Powell, che la vita nei boschi è molto più che un luogo in cui svolgere attività o un evasivo ritorno alle origini, no? Qui la natura è il luogo che asseconda il bisogno di esplorazione e di avventura, quell'avventura che abbiamo preso a essere uno degli spazi di elezione dell'esperienza educativa. Ecco, educazione del resto, nel suo saggio sulla seduzione, è ex ducere, almeno in due declinazioni, no? Nella declinazione di nuovo materica, di portare fuori, di uscire anche fisicamente, ma è anche di nuovo, come la stessa dimensione dell'avventura poi ha indicato, proprio modalità di porsi, proposta educativa e scelta esplicita nel discutere, problematizzare, nel video di questa mattina l'abbiamo sentito benissimo, problematizzare, riproblematizzare, e dunque non solo tracciare, ma non solo riconoscere, ma anche tracciare sentieri non battuti nel portare, mi sembra senz'altro, l'educazione oltre il consueto. E qui ripasso di nuovo. Ecco, un altro aspetto che ci ha colpito. Ok, saremo telegrafiche. Un altro aspetto che ci ha colpito tanto e che troviamo nella lezione di massa è che se il metodo è quindi qualcosa di così complesso, d'altro canto non è mai neutro. Lo abbiamo già detto, però adesso lo ribadiamo, cioè dietro a ogni modalità di fare educazione ci sono dei modelli impliciti, che sono dei modelli ontologici che hanno a che fare con il modo in cui intendiamo l'educazione e che possono essere molto diversi. Ci sono dei modelli antropologici che hanno a che fare con il modo in cui pensiamo alle persone che sono coinvolte nei processi educativi, anche a seconda dei condizionamenti e dell'appartenenza culturale da cui proveniamo.
ci sono dei modelli di sapere, dei modelli epistemologici. Quale tipo di sapere ci serve per fare educazione, ma anche quale tipo di sapere produciamo? Allora, non possiamo mai pensare, se sposiamo, no, il modo di pensare di Riccardo Massa, che qualunque cosa facciamo sia solo l'applicazione di una pura procedura, di una pura tecnica, ma qualunque cosa noi facciamo in questo senso, noi stiamo esercitando un potere perché stiamo condizionando l'andamento della situazione e soprattutto stiamo dando un messaggio rispetto a chi sono, devono essere le persone che sono coinvolte in quella situazione, a che cosa vuol dire fare educazione. Educazione è normalizzazione, è soggettivazione, è apertura di mondi, potremmo farci tante domande in questo senso e soprattutto produciamo anche un sapere. Grazie di E nuovo. allora chiuderei velocissimamente dicendo che un'altra delle cose che ho appreso è il ruolo della documentazione, che Massa descrive proprio in un saggio che porta questo titolo, Strategia pedagogica e tattica educativa. E nel suo discorso ci ha indicato in modo molto evidente che essa è anche strategia epistemologica, scrive così, di produzione del sapere nel suo rapporto con il potere. Allora mi piace chiudere dicendo che, sempre usando delle sue parole, la documentazione diventa ricostruzione e vero proprio enunciato pedagogico, una dichiarazione intenzionale, lui la chiama monumento su cui esercitare un'analisi di tipo archeologico e che quindi diventa trasformativa dell'esperienza stessa perché sollecita il protagonismo di chi la vive e insieme l'analisi accurata di ogni dimensione più o meno latente dell'esperienza educativa. Per cui mi pare anche la documentazione un modo per sostenere questa modalità avventurosa con cui abbiamo provato a declinare il metodo. Sì, aggiungo solo una cosa, ma per chiudere, abbiamo voluto anche lavorare in questo modo perché forse questo è un modo anche per pensare il metodo, no? Non come qualcosa di lineare, ma come qualcosa di strategico, eh? Allora, questa è una parola chiave che secondo me recuperiamo dalla lezione di Massa, il metodo come strategia complessa per lavorare nella contingenza delle situazioni educative. Grazie. Grazie alle professoresse Cristina Palmieri e Monica Guerra. Mi accingo ora a presentarvi la terza, appunto, tematica, cioè quella del teatro e dell'importanza, appunto, che lo stesso ha avuto nell'opera di Riccardo Massa, di cui ci parleranno Francesca Antonacci, Francesco Cappa e Ivano Gamelli. Francesca Antonacci è professore ordinario presso il nostro dipartimento, dove insegna pedagogia e metodologia del gioco nel corso di laurea triennale in scienze dell'educazione, e teoria e metodologia della formazione permanente nel corso di laurea magistrale in formazione e sviluppo delle risorse umane. Si occupa di arti performative, gioco e modelli di innovazione scolastica e tra le sue appunto più recenti pubblicazioni ricordiamo il testo Il cerchio magico, infanzia, scusate, poetica e gioco come l'Irlanda dell'educazione, edito da Franco Angeli del 2019. Abbiamo poi, dicevo, Francesco Cappa, che è professore associato presso il nostro dipartimento, è docente titolare degli insegnamenti di metodi e tecniche della ricerca pedagogica nel corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e di metodologia della ricerca pedagogica 2 nel corso di laurea appunto magistrale in scienze pedagogiche. Dal 1998 conduce il laboratorio teatrale che appunto è rivolto agli studenti del corso di laurea in scienze dell'educazione e che nei primi anni in realtà co-conduce insieme a Francesca Antonacci che ho presentato prima. È socio fondatore del Centro Studi Riccardo Massa e tra le sue appunto pubblicazioni relative appunto al tema e a questa sessione ricordiamo Formazione come teatro, appunto del 2016 edito da Cortina Editore. E infine, ma non per importanza assolutamente, come dicono gli inglesi, the last but not least, Ivano Gamelli, che è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Riccardo Massa, appunto, insegna appunto nella triennale Scienze dell'Educazione e in Scienze della Formazione Primaria Pedagogia del Corpo. La sua ricerca si concentra attorno al tema della corporeità nell'esperienza educativa
e tra le sue pubblicazioni ricordiamo il recente volume scritto con Chiara Mirabelli, Non solo a parole, corpo e narrazione nell'educazione e nella cura, edito da Cortina Editore nel 2019. Quindi passo la parola ai relatori. Apro io condividendo innanzitutto l'emozione che è già stata confessata dai colleghi e dalle colleghe che mi hanno preceduto. E mi sembra tra l'altro questa una buona occasione emotiva, affettiva, per dirvi senza retorica, con la massima sincerità, che mi onora sapere di essere un vostro collega. Io ho incontrato Riccardo Massa nel 1982, quasi 40 anni fa. L'ho incontrato da studente. Ero allora, come immagino molti di voi che ci state ascoltando, un giovane insegnante e un educatore precario alle prime armi, in cerca di formazione. Ero già laureato, ma avevo deciso nei pomeriggi liberi dal lavoro di frequentare da esterno, non iscritto, un corso di pedagogia alla Statale di Milano. Mi battei così, diciamo per caso, nel corso di pedagogia del professor Massa. Allora era un giovane direttore dell'istituto. Da allora, sempre d'esterno, frequentai molti altri corsi di Massa fino al suo ultimo, qui in Bicocca. Il suo primo corso, quello del 1982, era diviso in due parti. Una parte istituzionale, dedicata al tema già ricordato magistralmente da Vittorio Morsino, di cosa potesse essere l'oggetto della pedagogia, e poi la parte monografica, che recava questo titolo, Il corpo come oggetto pedagogico. Per me il tema del corpo era già allora professionalmente ed esistenzialmente centrale. E io sono consapevole oggi, mentre ne parlo, che quel primo corso fu il seme che mi portò, 20 anni dopo, a proporre l'insegnamento di pedagogia del corpo, nel senso che gli spunti di Massa, insieme ad altri della mia ricerca, hanno contribuito in maniera significativa a costellare di contenuti la cornice epistemologica dell'insegnamento che molti di voi hanno conosciuto o conosceranno. Bisogna partire dal corpo per accedere al libro, diceva Riccardo, a cominciare dalla scuola. Ricordo un articolo comparso su un quotidiano l'indomani della sua scomparsa, che nel titolo lo ricordava come il maestro delle maestre, maestro scritto con la minuscola, cosa che credo lui avrebbe apprezzato. Il grande riferimento di Riccardo Massa nell'affrontare il tema del corpo come oggetto pedagogico, era sostanzialmente il teatro nel corso, anche se non mancava occasione per intracciare, ad esempio, nella lettura condivisa dell'Emilio di Rousseau, altro corso bellissimo, le tracce di un'educazione psicocorporea in nuce e del valore pedagogico dell'avventura che ha ricordato prima Monica Guerra, con e attraverso il corpo. Tra l'altro non possiamo qui non ricordare il contributo appassionato e critico che Riccardo ha dato alla diffusione dello scoutismo in Italia. Avventura, sottolineo come dimensione corporea e intergenerazionale, a cui Riccardo Massa dedicò un'ampia riflessione e un volume collettaneo. Cosa mi ha spinto, vi chiederete, a seguire per anni i suoi corsi senza essere tra l'altro iscritto, senza dover dare esami, pur credo studiando come il più secchione degli studenti testi come le tecniche e i corpi? Beh, certamente la sua straordinaria visione e lucidità pedagogica, veicolata tra l'altro, al netto delle proiezioni personali, attraverso un particolarissimo stile di insegnamento. Riccardo caricava i passaggi più importanti con una particolare inflessione della voce e una tensione del corpo. Sapete, io sono un corporeo e questa cosa mi colpì subito. Un'inflessione della voce, una tensione del corpo che inchiodava il tuo ascolto. Riusciva veramente a mettere in cattedra l'attenzione dei suoi interlocutori e capì così presto le ragioni incarnate della sua passione per il teatro come metafora educativa. Ricordo che nelle pause delle lezioni, tra la parte istituzionale e quella monografica, in cui detto e negato si fumava allegramente in corridoio, quando lo avvicinavo timidamente, perché da studente avvertivo un po' l'imbarazzo, seppur la sua gentile autorevolezza, tra l'altro queste erano belle sensazioni allora, un grande dono per un giovane in formazione avvertire questo imbarazzo e percepire l'autorevolezza del tuo insegnante. In quei momenti mi chiedeva spesso se riusciva a farsi capire,
era sempre preoccupato del fatto che noi studenti riuscissimo a seguirlo. Un altro grande lascito, credo, per noi che insegniamo. Manca la sua presenza, ma mi è ben chiaro il suo esempio. Un quaderno pieno di appunti delle sue lezioni. Sono andati a sfogliarli ancora una volta per questa occasione. C'è una frase che spesso ripeteva nei suoi interventi e che Cristina Palmieri ha in parte accennato prima, che mi piace riprendere. Diceva Riccardo: l'educazione è una sporca e triste faccenda, ma se non la facciamo noi, ce la fanno gli altri. Lo ricordo, infine, nei giorni che precedettero le vacanze di Natale dell'ultimo anno dello scorso millennio, mi fermò in corridoio del dipartimento e con un sorriso luminoso mi mostrò una foto che ritraeva uno dei grandi maestri del teatro contemporaneo. Possiamo forse condividere questa immagine? In questa foto era ritratto uno dei suoi mentori, Jerzy Grotowski. Ecco, in quell'occasione lui mi comunicò con gioia che era finalmente riuscito a realizzare il sogno di dare vita a un laboratorio teatrale legato al suo corso di pedagogia. Do la parola a Francesco Cappa. Ed eccoci qui, grazie Ivano. Eccoci qui seduti, Riccardo Massa, con lo stesso vestito che utilizzava per andare a incontrare Marcello Fontanelli, il rettore della Bicocca, insieme a due poco più che ventenni collaboratori, Francesca Antonacci ed io, e 25 di quei 450 studenti che seguivano ogni mattina le sue lezioni di filosofia dell'educazione, un corso che si intitolava La peste, il teatro e l'educazione. Eravamo seduti per terra, lui con la facilità stessa con cui faceva una lezione, faceva un intervento nel comitato ordinatore, guidava insieme a noi, co-conduceva insieme a noi questa esperienza per lui davvero straordinaria. Esperienza attraverso la quale metteva in atto una cosa talmente banale, talmente semplice da diventare radicale. La domanda era molto semplice: come fa una persona che vuole fare l'educatore, l'insegnante, il formatore, il caregiver si direbbe anche oggi, a dimenticarsi che la prima cosa che accade quando incontra l'altro è che ci va col suo corpo e che il suo corpo deve diventare presenza. Per noi fu, come dire, fondamentale stare accanto a lui e frequentare questa ipotesi come una pratica vera e propria. È stata molto evocato, no? questa dimensione, sia come pratiche teoriche che come pratiche, come dire, fatte dentro il corpo della materialità. E allora era questo che accadeva. 5 ore ogni venerdì che mandava in terra Dio o chi sta nella sua posizione, o il Dio di Spinoza, che forse sarebbe piaciuto di più a Riccardo Massa, ogni venerdì per 5 ore lui, io, Francesco Antonacci, 25 persone, Gianfelice, Elisa, Matteo, Maresa, tutte queste persone insieme a noi si piegavano su un testo tra i più, come dire, criticati nella storia del teatro del Novecento, lo Stato d'assedio di Albert Camus, un testo che oggi è, direi, di schiacciante attualità. Narra banalmente come la peste, nella forma di un dittatore, prenda tutto il potere possibile di una città e come una comunità intera cerca di resistere e di ribaltare questo potere. Perché? Perché era così radicale questa esperienza? Perché quello che questi ragazzi, questi 25 ragazzi, sentivano al mattino erano cose di questo tipo. Quello che è specifico della consapevolezza teatrale è che la nostra vita può essere ripresa in mano, esplorata, interpretata, elaborata. Questa consapevolezza viene tematizzata nell'evento teatrale ed è simile alla consapevolezza pedagogica. L'educazione è resa possibile da questo spazio di azione, spazio di vita, ma anche di elaborazione e di interpretazione. La metafora teatrale ci restituisce questo guadagno. Il teatro, per un verso, è un'azione, tanto che si chiamano attori quelli che fanno teatro, ma in quanto azione è un'azione che porta in sé
consapevolezza di uno spazio di elaborazione, di interpretazione e anche di potere. Come vedete, in uno degli editi culminanti del suo pensiero e della sua pratica di insegnante, di maestro, di formatore, direi, ritroviamo moltissimi dei temi che abbiamo, come dire, esplorato grazie ai miei colleghi, che anch'io, come dire, ringrazio tantissimo per il modo e il metodo che hanno utilizzato per restituirci questo. E che cosa allora si può dire? Che quegli incontri erano veramente degli incontri. Grotowski, no? Parlavamo di Grotowski. Per Grotowski il teatro era un incontro. Ecco, l'educazione per massa doveva diventare un incontro che si faceva evento, perché non è mai dato, come dire, per scontato quello che può accadere dentro la complessità di ciò che chiamiamo educazione, formazione, insegnamento, e ogni volta dobbiamo ricostruire e riconoscere la nostra singolarità, l'impegno, che cosa ne è di me dentro questo incontro. E come diceva in una bellissima poesia Vittorio Sereni, Visita in fabbrica, dove metto la parte migliore di me mentre incontro l'esperienza dell'altro? Possiamo forse mettere un'immagine. Buongiorno a tutti anche da parte mia, e qui vediamo appunto un'immagine iniziale di un video che anche questo richiama fortissime emozioni, come tutta la mattina siamo tutti noi amici e colleghi qui connessi, no? Siamo tutti attraversati da queste emozioni. Questo è stato appunto il video che abbiamo realizzato con il primo spettacolo del laboratorio teatrale, che appunto è stato fatto in un cortile interno della Bicocca. È importante averlo fatto qua. Questo video appunto accompagna e mi introduce all'interno della frase che ho scelto, una frase di Riccardo Massa tratta dalle sue lezioni e da noi trascritta nel volume La peste, il teatro e l'educazione, che credo sia stata appunto il faro poi delle mie ricerche successive in relazione alla dimensione del teatro. E questa è la frase: l'essenza del teatro consiste nel suo carattere povero e di radicalità. Si configura come un'esperienza di trasgressione, nel senso di consentire un'esperienza di esplorazione radicale dei significati più profondi. Allora mi piace oggi punteggiare, come forse avrebbe detto lui, queste parole, radicalità, che sono emerse anche negli interventi di tanti colleghi che mi hanno preceduto, e la trasgressione. Radicalità che abbiamo provato a intendere seguendo appunto il suo insegnamento come una povertà contrapposta all'eclettismo di voler fare tutto, di voler mettere dentro tutto e di arrivare a una spoliazione, cioè a spogliarsi di tutto ciò che non è essenziale, tutto ciò che è in più, che non serve. Quindi cercare con il teatro di pensare un'educazione che va al cuore della formazione, che va al cuore delle cose, cioè non lasciarsi distrarre da cose accessorie, ma attraverso il proprio corpo, la propria voce, la propria energia potente, come ci ricordiamo che tipo di energia, no? Era messa in campo da questo maestro, attivare dei processi sia di autopenetrazione, cioè di conoscenza di sé, ma anche di intensità nella relazione con l'altro. E in questo, in questa intensità, in questa capacità di affondare la relazione, non disertare i temi che sono più difficili, no? Questa sporcarsi le mani, già evocato più volte, questo toccare temi latenti, toccare temi faticosi, no? Che molto spesso vengono appunto non detti o lasciati in secondo piano, addirittura taciuti o nascosti, che oggi vediamo, no? Nascondere così molto bene. Allora, l'indicazione trasgressiva, no? A non disertare questi temi difficili, è anche perché studiando l'educazione si capisce che
la trasformazione, il cambiamento avvengono quando c'è una frattura, quando c'è una rottura epistemologica, no? Evocata questa mattina l'intervento di Vittorio Morfino, quando c'è una distanza, quando c'è uno spaccare qualcosa e arrivare a un altro livello di consapevolezza, arrivare a diminuire le distanze con l'altro, no? E questo avviene quando accade qualcosa, non quando si hanno delle relazioni superficiali o si entra nei saperi in modo superficiale, bisogna andare a rompere qualcosa. Allora solo allora si può veramente pensare all'educazione come dono di sé, che Grotowski ci ha insegnato e che Riccardo Massa ha ripreso nel suo insegnamento e nella sua esperienza, cioè donarsi, e quindi è un dono che avviene nella relazione teatrale come nella relazione educativa, che però non vuol dire dare tutta la centratura alla dimensione affettiva, ma in un senso molto materiale, cioè in un senso corporeo che sta insieme alla dimensione cognitiva, in un senso del pensiero che sta insieme all'intuizione, in un senso della speranza e del lanciarsi verso il futuro che sta insieme alla memoria. Ecco, questa è la complessità del tenere assieme tanti piani e di pensarli in senso appunto materiale e simbolico insieme, e in questo operare appunto una trasformazione profonda dell'esperienza. Grazie a tutti e passo di nuovo la parola. Grazie Francesca Antonacci, Francesco Cappa e Ivano Gamelli per le vostre testimonianze. E, se posso permettermi un'uscita rispetto al ruolo istituzionale, mi dispiace proprio non averlo conosciuto, perché si sente una, come dire, potenza rispetto proprio ad aver conosciuto questa persona, che mi dispiace non averne fatto parte, ecco. E introduco adesso la quarta sessione di questa giornata, che è dedicata alla clinica della formazione, e ce ne parleranno Iole Orsenigo e Stefania Olivieri Stiozzi, che mi accingo a presentare. Iole Orsenigo è professore associato presso il nostro dipartimento, dove insegna pedagogia dell'adolescenza per il corso di laurea triennale in scienze dell'educazione. Ha concentrato i suoi interessi di studio e di ricerca attorno alle questioni epistemologiche in pedagogia e ricerca clinica, e recentemente con i colleghi Stefania Olivieri Stiozzi in Francia e Francesco Cappa in Italia ha scritto articoli sulla clinica della formazione, come La clinica della formazione in Italia, la rivista Cleopsi del 2018, e La clinica della formazione come ricerca in educazione degli adulti in pedagogia oggi del 2020. Stefania Olivieri Stiozzi è professore associato presso il nostro dipartimento, dove insegna clinica della formazione nel corso di laurea triennale in scienze dell'educazione e teorie e modelli della consulenza pedagogica alla magistrale in formazione e sviluppo delle risorse umane. I suoi interessi di ricerca ruotano attorno al rapporto tra clinica della formazione, sapere pedagogico, sapere psicanalitico, ai processi consulenziali, ai gruppi e alle organizzazioni. Tra le sue pubblicazioni, oltre al già citato articolo scritto con la professoressa Orsenigo, La clinica della formazione in Italia, ricordiamo il counseling formativo, individui, gruppi e servizi educativi tra pedagogia e psicanalisi, edito da Franco Angeli nel 2013. Lascio la parola alle relatrici. Allora, prendo la parola io e ringrazio tutte le persone che sono presenti, perché è una mattina veramente intensa, emotivamente più che ricca, e sono molto contenta di essere qui e prendere parola adesso a parlare della clinica della formazione, che è uno degli ultimi oggetti di azione e riflessione di Riccardo Massa. Io sono convinta che la clinica della formazione con la C maiuscola sia una posizione ancora originale nel dibattito pedagogico italiano, cioè un'occasione privilegiata di supervisione per gli educatori professionali, anche per gli insegnanti, e di consulenza per i pedagogisti. A partire dall'affermazione che oggi abbiamo sentito molte volte, secondo cui i dispositivi educativi sono l'oggetto elettivo della pedagogia, la clinica della formazione per me è sia ricerca in quale, cioè metodo e strumentazione atta a descriverli, che training, allenamento e formazione che dispone a maneggiarli. Per questo motivo Riccardo Massa diceva
di essa, che è ricerca, formazione e consulenza. Queste tre istanze negli anni 80-90, quando appunto essa è nata, si tenevano insieme. Uno stesso sguardo si occupava di teorizzare, modellizzare, dire l'educazione, ma anche di praticarla e di organizzarla anche politicamente nei servizi a scuola. Cioè era il momento di quella che allora si chiamava la formazione dei formatori. Molto tempo è passato, lo abbiamo detto e lo testimoniamo oggi. Queste tre funzioni si sono specializzate, si sono distinte, ma io sono convinta che resti ancora qualcosa di inattuale nell'opzione, che si potrebbe chiamare atteggiamento clinico, dentro il mondo della formazione e dei suoi attori, dai genitori agli insegnanti, agli educatori e ai formatori. E secondo me l'originalità sta nella scommessa di conoscenza. È stato detto che l'educazione non si dice, però è un'altra pratica parlare dei discorsi educativi. L'educazione non è una predica, ma la clinica della formazione ha a che fare con i discorsi educativi, meglio pedagogici, cioè ha un suo modello euristico. Questa cosa corrisponde a quello che Michel Foucault chiamava il superamento dell'interdetto aristotelico, cioè il superamento e la possibilità di dire scientificamente, secondo verità, l'individuale. E da qui ne viene il successo delle scienze umane e sociali, cioè lo sblocco epistemologico che la clinica permette nel nostro campo. Ci si può chiedere, appunto, ci si può ancora interrogare, ci si può fermare, anche paralizzare nella domanda se per fare pedagogia occorre la dimensione qualitativa o la dimensione quantitativa, nomotetico, l'ideografico, l'inchiesta o l'indagine, insomma l'esame, fare l'esame o il metodo sperimentale. Ma appunto, seguendo Foucault, che Massa amava molto, dobbiamo riconoscere che quelle che noi oggi comunemente chiamiamo scienze umane abbiano prodotto verità e efficacia nel sociale, nella vita minuta di ognuno di noi, molto prima e soprattutto senza aver né affrontato né risolto quelle antinomie che evocavo. Piuttosto le scienze umane le aggirano, le rendono non operative, le superano. E quindi Massa, come è stato già detto, proponeva di non nascondere o avere paura del potere agito da queste sedicenti scienze umane, tra cui lui metteva a tutto rispetto anche alla pedagogia. Non si scandalizzava, come invece a tratti Foucault, del potere che esse agitano, ma voleva fare di esso, del potere, un oggetto di sapere, voleva saperne e farne non solo un oggetto di sapere, ma di allenamento responsabile e quindi di consulenza. Intendeva mettere al centro questa operazione di sapere, slatentizzare il potere per continuare ad agirlo, ma anche dire di agirlo, non solo tacere che viene agito del potere. E quindi faceva appello, la clinica della formazione fa tuttora, alla nostra sensibilità di educatore in senso lato per far venire fuori il pedagogista che è in noi. Ma provo a tratteggiare veramente velocemente come funziona la clinica della formazione. La clinica, secondo me, è un metodo, è un'opzione, è una posizione, una postura pedagogica, che di solito dice, evochiamo attraverso la metafora del medico che si china, che si piega al capezzale del malato, e noi invece ci chiniamo sull'educazione. Ma io vorrei oggi provare a usare un'altra metafora e trasformare questo chinarsi in uno schierarsi, che sicuramente evoca la battaglia, anche il compito, forse il teatro, che sarebbe anche meglio. Ma evoco uno schierarsi attorno a un tavolo che è il nostro letto, almeno su due fronti, per produrre verità, in base a un principio di causa che è stato già evocato, di tipo generale diffuso, non lineare diretto. In clinica della formazione ci si trova coinvolti in una situazione comune di gruppo, ma non reciproca. Su questo bisognerebbe intendersi, almeno quando si applicano le regole dell'impudicizia, della valutatività e dell'intransitività. È vero che non c'è nessuno che fa lezione, però è vero anche che ci sono delle asimmetrie che si giocano nella reciprocità e nella parità attorno a un tavolo, tutti allo stesso livello.
Quindi si tratta, dice Foucault, di entrare, parlando della clinica, in un doppio gioco di ordine ermeneutico e interpretativo, perché una relazione autentica, una relazione vera, è quella tra chi parla e chi ascolta, tra chi chiede e chi risponde, ma questo tipo di relazione può dirigere, consolare, perdonare, sono le parole di Foucault, cioè produrre effetti di verità. A me piacerebbero effetti di verità pedagogica. Qui allora sono in gioco le regole dell'oggettività e della referenzialità che ci aiutano a mettere a tema l'educazione attraverso testi, non direttamente come una chiacchierata a proposito dell'educazione, ma referenziati e oggettivati rispetto a produzioni che possono essere di ordine iconico, di ordine alfabetico, di ordine espressivo o psicocorporale. Quindi non si tratta però solo di far parlare, cioè esercitare l'ascolto loquace o, come a me piacciono molti lacaniani, il silenzio che butta l'altro in un flusso logorroico di parole. Si tratta di codificare insieme questo far parlare, le cose dette, ciò che viene detto. Cioè si tratta di produrre un discorso vero, di produrre un discorso pedagogico. E in questo senso la clinica della formazione apre al futuro della pedagogia, lo apre ancora oggi. E questa è la parte difficile, ma è quella che dà corpo agli enunciati pedagogici e permette di includere ciò che viene detto, documentato e raccolto, e qui sono le parole di Foucault, in un campo di osservazioni scientificamente accettabili. Ed è ciò di cui abbiamo bisogno per superare invece qualcosa che è ancora molto attuale in pedagogia, la faglia che distingue e oppone la teoria alla pratica. Invece qui si tratta appunto di vederne, come dire, l'economia comune. Certo, qui c'è anche un passaggio che è l'originalità di Riccardo Massa, che è la parte che piacerebbe meno a Foucault, perché per iniziare questo gioco, per essere catturati da questa produzione di verità, bisogna accettare che qualcosa sfugga, cioè che l'oggetto della ricerca non sia facile a dirsi, sia oscuro, sia misterioso, non si possa dire tutto. Cioè bisogna accettare un principio di latenza e quindi una verità che può essere strappata anche con forza, ma che non è sicuramente subito evidente o manifesta. Cioè bisogna, in un certo senso, esporsi a un discorso sulle verità ultime. Però questo evocare la verità ultima o l'autenticità da svelare, da trovare, è, non dà la promessa definitiva, perché si tratta solo di discorsi. Si tratta solo di fare discorsi intorno a un tavolo e magari cambiano le nostre posizioni, le posture poi quando faremo educazione, ma sono solo discorsi. In genere in Occidente invece pensiamo che ogni processo di slatentizzazione faccia bene, sia terapeutico, lenitivo e con tutte le ambiguità del termine siamo tutti convinti che curi. Ecco, io penso che Riccardo Massa non ci credesse poi così troppo. Al massimo avrebbe accettato che questo lungo processo complesso potesse fare bene alla pedagogia. Era lei, secondo lui, in agonia e quasi alla fine, è stato evocato stamattina, non i suoi attori che da tanto tempo vivono nel successo, potremmo dire, nella pubblicità. Quindi il gioco della clinica e della formazione è un gioco in cui viene detto qualcosa di ordine pedagogico a chi di competenza e di chi ne è contemporaneamente detentore e responsabile. Questo gioco salverebbe la pedagogia e questa era, secondo me, la scommessa degli ultimi anni di Riccardo Massa e quello che, attraverso il quale guardava la promessa del nuovo millennio. In questo senso è proprio l'eredità che ci ha lasciato e in questo io credo che questa eredità noi l'abbiamo raccolta attraverso tante sensibilità diverse, ma in tanti modi continuiamo ancora a fare molta clinica e in questo vedo molto del positivo, della ricchezza. Allora adesso passo la parola alla mia collega Stefania Olivieri Schiotti, perché ci parlerà di un successo della clinica della formazione, sia come spazio di appropriazione discorsiva di ordine pedagogico che come attivatore di processi di intraprendenza professionale. Bene, grazie Iole, grazie a tutti.
l'emozione attraversa il campo e siccome il corpo non mente, come dice giustamente Ivano, io per non perdermi, scusate, ma devo un po' leggere, così sto anche nei tempi. E vorrei quindi rievocarvi un lavoro che si pone un po' nella mia storia di ricerca professionale come un inizio denso di significati e di affetti, perché mi ha consentito di sperimentare in modo molto vivo e diretto la potenza della clinica della formazione come quella terza via che, come scrive Riccardo Massa, aspira a istituire un momento, un setting specifico di lavoro in cui momento conoscitivo, momento esistenziale, momento tecnico si esprimono congiuntamente, senza appiattirsi l'uno sull'altro. Si tratta di un progetto in cui la clinica della formazione ha agito come dispositivo di comprensione trasformatrice, che ha consentito a una scuola di divenire artefice del proprio sapere, esplorando i significati profondi della propria esperienza educativa e didattica per elaborare delle nuove consapevolezze cognitivo-affettive che hanno consentito nel tempo di ripensare il dispositivo pedagogico della scuola nel suo insieme. La cornice del progetto di cui Anna Zara ha svolto il ruolo di direzione scientifica e con la quale ho condotto per la mia parte il progetto all'interno di una delle scuole coinvolte nell'area lombarda era stato promosso dall'IR e aveva come finalità quella di accompagnare la stagione sperimentale dell'autonomia. Il nuovo scenario dunque domandava alla scuola di dotarsi di strumenti per pensare se stessa, elaborando una propria cultura che le consentisse di diventare un polo di riferimento importante del proprio territorio per sviluppare progetti formativi capaci di rielaborare le esigenze dei suoi destinatari. Non posso concentrarmi solo che su brevi passaggi che hanno caratterizzato questo progetto, che ha compreso più fasi, ognuna generatasi come esito imprevisto da quelle precedenti, secondo un processo un po' a matriosca in cui le storie, le esperienze e le relazioni maturate nella fase precedente si sono rese disponibili nelle nuove fasi e hanno prodotto alla fine un ampio progetto di lavoro di clinica della formazione collegiale e di ampio respiro. La prima fase ha coinvolto un gruppo volontario di docenti dei plessi che costituiscono l'istituto e si è articolata in un percorso di clinica svolto in 6 incontri da settembre a dicembre del 2000, che ha messo a fuoco il metodo di lavoro come una delle aree più sensibili, a cui i docenti sentivano di dedicare non sufficiente spazio nella riflessione all'interno dei propri team di lavoro. Il processo di elaborazione inaugurato dalla clinica consentiva di portare alla luce come il metodo fosse un oggetto sfuggente e così il gruppo si è trovato a riflettere su come molti progetti didattici restassero invisibili perché non venivano sufficientemente negoziati, comunicati, trasferiti e resi oggetti di una strategia di documentazione condivisa. Cominciava dunque a farsi strada una nuova rappresentazione di scuola, intesa come un campo fluido di esperienze che necessitano di spazi e tempi per far dialogare le differenze di metodo e di stili di ciascun docente, una scuola capace di valorizzare tutto il contesto e i suoi attori. Dai disegni sulla scuola di domani e di quella che si sarebbero voluti lasciare alle spalle, emergeva il desiderio di un luogo aperto alle differenze, in cui i corpi e i volti dei bambini e degli insegnanti fossero maggiormente identificati e riconoscibili. Terminata questa prima fase, il gruppo ha deciso di costituirsi come gruppo di progetto, che ha occupato gli incontri della seconda parte dell'anno a elaborare delle ipotesi per progettare un lavoro di clinica della formazione collegiale, finalizzato a indagare la comunicazione nelle sue diverse declinazioni, con l'esterno, con la famiglia, col territorio e con l'interno, nel rapporto tra docenti e nel rapporto con gli alunni. L'idea era di far emergere le risorse degli insegnanti relative a un'integrazione virtuosa della comunicazione nella loro pratica di insegnamento. E in questa seconda fase i docenti hanno sviluppato le linee del progetto adottando una postura di docenti ricercatori che hanno deciso che ciascun team producesse un episodio da discutere in un altro team, per sottolineare come ogni docente, assumendo la doppia posizione di ricercatore e ricercato, diventasse portavoce di un progetto collettivo, attribuito al corpo docente nel suo insieme e all'istituzione scuola nel suo complesso. Il gruppo, mentre elaborava le griglie per la stesura dell'episodio,
ha contemporaneamente sviluppato delle nuove idee su come svolgere la conduzione dei gruppi di colleghi, puntando sulla simmetria di ruolo, favorendo la libera circolazione di sapere tra pari. Mentre il processo era in atto, si è assistito a una visibile trasformazione e si è cominciato ad avvertire che la scuola aveva trovato un nuovo spazio simbolico di coesione intorno al progetto di clinica che si andava costruendo. Nella settimana di giugno, terminata la scuola, è stato realizzato il progetto di ricerca-formazione, raccolto e verbalizzato il materiale e prodotto un primo documento di rielaborazione, in cui sono emerse delle prospettive di intervento da realizzarsi nel successivo anno. Il rinforzo della comunicazione con l'esterno, tramite una biblioteca e un centro studi, e soprattutto la promozione di un progetto pilota di clinica della formazione con i bambini, con la finalità di interrogare la loro immaginazione, per farla confluire in una progettazione didattica, facendoli assurgere al ruolo di veri e propri protagonisti. Solo un paio di riflessioni perché devo andare alla conclusione. Questo progetto di clinica della formazione ha permesso e consentito di sviluppare un campo di esperienze di secondo livello in un momento cruciale di passaggio della scuola da una stagione precedente a una successiva dai contorni ancora indefiniti. La grande quantità di episodi prodotti e titolati hanno sviluppato nei docenti un pensiero creativo e generato un'interrogazione profonda sull'identità della scuola. È emerso così un campo di metariflessione per ripensare, sospendendo l'urgenza dell'azione, le dimensioni latenti dell'esperienza scolastica e trasformarle solo in un momento successivo in nuove progettualità e strategie d'azione. Il passaggio finale di cui ha parlato Francesca Massa, ha una forte connotazione simbolica. Nel settembre del 2001 le scuole primarie e la secondaria di primo grado si sono unite in un istituto comprensivo che ha assunto la denominazione di Riccardo Massa, pedagogista, fondatore e primo preside della Facoltà di Scienze della Formazione. La scuola dunque si è appropriata di un'eredità, consegnando al nome la memoria di un lavoro da cui è stata segnata in modo indelebile. Ricordo quella giornata come molto più vicina di quanto il tempo non dica. Eppure il mio racconto non si esaurisce nel passato, ma pensa al presente e al futuro, alla luce di tutte le sfide che ancora interrogano la scuola e le scuole, soprattutto in questa fase di faticoso transito, in cui progettare una formazione di qualità immersiva, quale quella che la clinica della formazione propone, potrebbe fare la differenza per ripensare il mandato pedagogico della scuola dopo questa difficile fase di forzata lontananza dei corpi, elaborando le fatiche di docenti e studenti alle prese con i nuovi dispositivi di didattica a distanza. Quindi l'intitolazione a cui Francesca Massa faceva riferimento, apertura al mondo attraverso l'apertura di un mondo, per me indica una via di proficua e profonda, oltre che cogente, attualità. Grazie. Grazie. Grazie mille a Iole Orseningo, alla professoressa Iole Orseningo e alla professoressa Stefania Olivieri Spiotti. Ci avviamo dunque alla quinta e ultima sessione, che ritorna un po' da capo a parlare di scuola, quindi il tema che abbiamo ascoltato, ma come ricordava giustamente la dottoressa Palma, non l'unico importante appunto nel video di Riccardo Massa di questa mattina. E, di scuola appunto ne parleranno le professoresse Chiara Bove e Luisa Zecca. Prima di andarle a presentare ricordo a questo punto a chi ci sta seguendo, quindi al pubblico o a chi volesse intervenire in generale, che appunto durante l'ultimo intervento di questa sessione verrà aperta la chat per appunto raccogliere le domande e dunque sarà possibile scriverle e postarle in modo che poi si possa girarle ai vari relatori, insomma, e cercare di darne anche una risposta. Dunque, in questa sessione dialogheranno tra loro Chiara Bove, che è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane appunto della Formazione, Riccardo Massa, dove insegna metodologia della ricerca pedagogica per il corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche e pedagogia e culture dell'educazione per il corso di laurea magistrale in scienze antropologiche ed etnologiche.
La sua attività di ricerca si colloca nell'ambito della pedagogia dell'infanzia, dell'educazione interculturale e della riflessione epistemologica sui metodi per la ricerca sul campo in educazione, occupandosi in particolare di relazione scuola-famiglia, famiglie e supporto alla genitorialità, formazione degli insegnanti, educatori. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo la più recente, Capirsi non è ovvio, dialogo tra insegnanti e genitori in contesti educativi interculturali, edito da Franco Angeli nel 2020. Insieme a lei, appunto, a parlare di scuola sarà Luisa Zecca, che è professore associato presso appunto il nostro dipartimento, dove insegna mediazione didattica e strategie di gruppo e un altro insegnamento sempre che vede appunto la professoressa Luisa Zecca, progettazione didattica e valutazione nel corso di laurea di scienze della formazione primaria e progettazione e valutazione dei servizi e degli interventi educativi nel corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche. I suoi interessi di ricerca sono la progettazione e la valutazione didattica a scuola, oltre alla formazione degli insegnanti, con un focus in particolare sulle relazioni tra scuola ed educazione alla cittadinanza democratica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Didattica laboratoriale e formazione, Bambini e insegnanti in ricerca, appunto edito nel 2016 da Franco Angeli, e passo volentieri la parola alle relatrici. Grazie Camilla, grazie a tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno preceduto e a Francesca Massa che ho avuto l'onore di conoscere in questa occasione importante. E dunque, come diceva Camilla, il nostro contributo oggi è un po' quello in chiusura e abbiamo deciso anche noi di lavorare come testo polifonico, abbiamo costruito il testo insieme, adesso ve lo proponiamo a due voci, quindi faremo un piccolo dialogo, ritornando un po' alla lavoro e al contributo che Riccardo Massa ci ha lasciato rispetto alla scuola. Massa non è mai stato, l'abbiamo sentito più volte, un pedagogista la cui ricerca fosse specificamente o meramente rivolta alla scuola. Lo sappiamo bene tutti, Massa aveva altri interessi, aveva tantissime passioni che animavano il suo impegno intellettuale e animavano il suo pensiero. Eppure l'interesse autentico per i giovani e per la dimensione vitale dell'esperienza educativa ne ha fatto un protagonista indiscusso allora e indiscusso oggi per il discorso sulla scuola. È stato studente di Riccardo, l'abbiamo sentito più volte questa mattina, come noi, come me e Luisa, seppure per una fase molto breve della nostra vita, coglieva questa passione nel suo modo di insegnare, nella sua postura, diceva prima il professor Gamelli, nel suo tono di voce, nell'enfasi radicale del suo pensiero, ma anche nel suo stile di insegnamento, che testimoniava un'idea di docente consapevole già allora di muoversi in una società così complessa, ma che lui sapeva leggere proiettandosi verso il futuro, che amava descrivere e argomentare con lucidità e apertura. Il suo stile di insegnamento, come Massa ha scritto in appunti per una ricerca sugli stili educativi, resta impresso nella memoria di chi l'ha conosciuto, quello specifico modo di agire, cito, di essere, di fare, di comunicare, che non può non lasciare un segno. Allora nei giorni scorsi io e Luisa abbiamo provato a ripercorrere il pensiero di Riccardo Massa a partire proprio dal ricordo di questo stile e abbiamo avuto l'onore e la fortuna di incontrare nelle aule, prima all'Istituto di Pedagogia, poi alla Bicocca, provando a soffermarci sul contributo del pensiero di Riccardo rispetto all'attualità dell'argomentazione attuale sulla scuola. Vicinanza alla vita dei giovani e rigore concettuale sono sempre state caratteristiche peculiari del modo di essere pedagogista e studioso di Riccardo Massa, caratteristiche che ricordiamo molto bene e che abbiamo ritrovato nei suoi scritti. Riccardo Massa si esprime infatti in modo rigorosamente critico contro quella didattica sempre più dominante delle istituzioni scolastiche contemporanee, che definisce fortemente intellettualistica. Una didattica cioè che ignora le esigenze educative più concrete di bambini e adolescenti. Si scaglia anche contro però una didattica che chiama sentimentale, connotandola negativamente, valendosi quindi di una capacità critica che va ben al di là delle banalità proprie delle contrapposizioni tra cognizioni e affetti, tra insegnamento autoritario e libertario. Per Massa, cambiare la scuola significa interagire con la concretezza dei problemi, trasformare il paradigma della comunicazione e dell'organizzazione scolastica, ridefinire le posizioni di docenti, genitori, bambini, ragazzi
e di tutte le figure educative nell'alveo di un dispositivo pedagogico incentrato direttamente sulla conduzione di esperienze pratiche, come è stato ricordato. È rispetto a queste che la scuola può ritrovare il fascino e la passione sia dell'insegnamento che dell'apprendimento, tanto come funzione espressiva quanto come esercizio preparatorio, scrive. Al contrario, la scuola perde senso quando diventa mero dispositivo di prestazione, rappresentata e autogiustificata nei discorsi di psicologi, letterati, giornalisti e da immagini di banchi, sedie, compiti, test e lezioni. Questo non perché Massa ritenesse non necessaria una valutazione, ma perché considerava che i giudizi dati quando la scuola non vuole darli fossero ancora più devastanti di quelli che lui dice dati a casaccio. Massa aveva dunque ben chiaro che il problema della scuola era legato al fatto di essere lei stessa, in quanto istituzione, deprivata di uno dei suoi compiti principali, quello di essere vicina all'esperienza, cito, ma al contempo al centro di un esercizio deliberato di pensiero critico. È una scuola che deve cambiare, scriveva Riccardo, che vuole cambiare, che sente il bisogno di cambiare, di cui tutti parlano in termini di cambiamento, di cui tutti esigono il cambiamento, ma che sembra più di ogni altra istituzione resistere al cambiamento, proprio perché non la si aiuta a pensarsi in forma vitale di cambiamento. Una scuola dunque che è naturalmente vitale, ma che rischia di perdere di vista la sua forma vicina alla vita, la sua struttura, perché si lascia offuscare da illusioni ottiche, limitate, parziali, dicotomiche, lontane da quel pensiero sulla scuola in quanto struttura, cioè nelle sue forme contestuali, storiche, simboliche, materiali e sociali, di cui abbiamo già sentito parlare questa mattina. Cambiare la scuola, perciò, in tal senso, è un inno alla rigenerazione fenomenologica della scuola alla luce dell'esperienza della sua crisi, parola che mai come oggi assume un significato, ma anche un richiamo etnografico a prendersi cura dell'ambiente, a stare vicino ai contesti, a pensare la scuola come campo esperienziale. Massa contribuì a far nascere un pensiero sulla forma della scuola, sulla scuola come struttura, sulla scuola come dispositivo pedagogico, ciò che fa sì che la macchina, diceva stamattina Riccardo, funzioni e sortisca determinati effetti. Una scuola è un dispositivo, l'ha ricordato Francesca stamattina, aperti al mondo, che non va ridotto in un meccanismo ingegneristico curricolare. Ma se ebbe il merito di portare avanti un modo di pensare e parlare della scuola, che era anche un modo per aiutarla a non pensarsi da sola. Oltrepassare facili riduzionismi concettuali o semplicismi che l'hanno spesso svilito il senso, anziché darle la spinta verso il rinnovamento. Nei suoi scritti denuncia con radicalità l'idea di scuola come istituzione differenziata rispetto al campo sociale. Per lui la scuola, l'ha ribadito stamattina, era l'ambiente complesso e l'ambiente complesso era scuola. Al contrario, una scuola pensata più come istituzione da gestire da un punto di vista organizzativo che come ambiente denso, anche in termini affettivi e emotivi, è, scriveva Riccardo, una scuola in crisi, una scuola svilita, svilita non tanto nel suo essere tale, ma dai discorsi su di essa. Definiremo un'argomentazione di Massa olistica ed ecologica, la sua analisi epistemologica è così profonda da far emergere l'ontologia delle azioni educative e dei gesti dell'educare, dell'istruire, della pratica, riconducendo sempre il pensiero, proprio nel momento apicale della sua teoresi, ai contesti professionali e ai luoghi di vita. Il suo è uno stelo denso che talvolta procede per aforismi e lunghi elenchi, in cui la trama è punteggiata dal tema della vita sociale e politica come indissolubilmente compresi nell'esperienza educativa. Così come quando sostiene l'idea di un sistema formativo integrato, per cui purché sia in grado di rimettere al centro l'esperienza dell'educare nel rispetto dei tempi e dell'apprendimento del singolo. Per questo è necessario riaprire, rifondare, riproblematizzare la materialità che definisce il setting del dispositivo, dei suoi spazi, dei suoi linguaggi e della sua corporeità. La prospettiva di Massa può essere definita critica in due sensi, quello di opposizione, contrasto e giudizio non conforme, soprattutto al discorso sulla scuola, e quello di interrogazione programmatica sul fondamento di una determinata esperienza umana, al fine di definirne le condizioni che ne permettono la possibilità di esistenza, e che dunque risponde alla seguente domanda: a quali condizioni un'esperienza può dirsi educativa o istruttiva?
Per Massa la scuola deve cambiare per essere educativa e istruttiva insieme. E la sua critica riguarda quindi sia il discorso sulla scuola, il suo fondamento epistemologico, quanto la vulgata e l'opinione pubblica e la sua materialità, le procedure, i meccanismi. Dunque, come già emerso, Massa articola un'argomentazione costruendo in modo armonico un discorso che segue sia una traiettoria teoretica che una traiettoria politica, cifra specifica di tutto il suo pensiero e ragionamento sulla scuola. Gli affetti, il disagio, la sofferenza, l'abbiamo sentito questa mattina, ma anche le passioni, i corpi, le persone, le teste che abitavano la scuola. I ragazzi, i giovani, i bambini, gli insegnanti, i giovani, ma anche i meno giovani, erano sempre al cuore del suo impegno intellettuale, proprio perché credeva che solo ricomponendo la complessità del discorso sulla scuola si sarebbe potuto aiutarla a oltrepassare quel riduzionismo tecnicistico di un certo modo di pensare e di fare la scuola che aveva sommerso quel ruolo emancipatrice che Massa rivendicava con forza per la scuola stessa. Intesa, l'abbiamo detto, come contesto di vita e di rigenerazione della vita tramite l'educazione, ma ancor prima tramite l'avventura. Quest'ultima, l'ha ricordato questa mattina il professor Gamelli e la professoressa Guerra, è stata protagonista di una parte importante del lavoro di Riccardo, anche se oggi è tra i grandi assenti, ahimè, del discorso sulla scuola. Anche allora, comunque, come scriveva lui in Linee di fuga, si parlava così poco di avventura come struttura esistenziale dell'esperienza umana, una dimensione che Massa vedeva relegata ai margini, in quanto esperienza offuscata dal dominare persistente dei discorsi incentrati su finalità, obiettivi, competenze, miopi nei confronti dell'esperienza di vita che accade dentro la scuola. Toccava agli adulti, diceva Massa, costruire contesti e stabilire dove, come e quando ai giovani potesse toccare di vivere la loro avventura, evitando così che l'avventura fosse predeterminata. L'impossibilità dell'avventura, scriveva Massa, produce nella fenomenologia sociale odierna quel gesto trasgressivo e la trasgressione assume in quanto tale il sapore dell'avventura. Allora l'avventura diventa non solo quella del sapore trasgressivo, criminale, violento, la devianza urbana, scriveva allora, una forma di reazione all'impossibilità dell'avventura. Il richiamo attuale del suo pensiero è allora la responsabilità per tutti noi di riportare l'attenzione all'avventura come dispositivo di identità, di adattamento, di diversificazione, di integrazione specifico delle pratiche educative. Massa collega la sua riflessione sull'avventura a quella di fantasia, ricordando la necessità di costruire campi di esperienza, l'ha detto lui stesso, adeguati a far maturare questa dimensione educativa agendo preventivamente alle derive o manifestazioni di disagio legate a quella specie di avventura che poi genera comportamenti avventurosi in quanto aggressivi, trasgressivi. Quindi da quello che abbiamo detto si dice che nel suo discorso sembra esserci quasi una sovrapposizione tra archeologia epistemologica e visione politica. I suoi testi sono pervasi da critica radicale alla scuola come dispositivo di potere opaco, incapace di rispondere alle domande esistenziali dei ragazzi, e alle contrapposizioni tra pedagogismi laici e cattolici, che più che teorie affermano ideologie. Per questo motivo il suo discorso sulla scuola rimane tristemente, il discorso che ascolta spesso, tristemente apolitico. E quindi la sua, noi l'abbiamo interpretata come una vera e propria denuncia dell'incapacità di costruire discorsi costruttivi sulla dimensione educativa avventurosa, fondamentale sì nella nostra esistenza, ma misconosciuta nel sistema scolastico, sociale, culturale e politico. Il suo progetto scientifico quindi è anche politico ed è molto chiaro, come scrive lui stesso, contro la selezione per un clima cooperativo e valutativo, cito, condizione di pratiche e strategie positive, contro la scuola delle bocciature, delle unità didattiche, delle interrogazioni, dei giudizi che creano dipendenza, ma anche contro la scuola dei buoni sentimenti. Potremmo dire che cambiare la scuola è movimento, un'intenzione originaria, un'archè che accompagna ogni epoca storica e ogni contesto. La scuola è in continuo divenire come dispositivo materiale e va oltre alla consapevolezza di chi la gestisce e di chi la vive. L'invito di Massa, allora come oggi, è allora quello di pensare alla scuola pensando alla sua forma, pensando alla sua struttura, come forma ed esperienza vitale, abitata dai ragazzi, attraversata dai bisogni e dai desideri dei giovani, irriducibile ai soli discorsi sul metodo, irriducibile ai soli discorsi sui contenuti,
ma anche irriducibile ai soli discorsi dei ragazzi o degli insegnanti. Una forma di scuola complessa, radicata nell'esperienza, storicamente situata, culturalmente connotata, ma anche protesa all'esterno, aperta al mondo, l'ha ricordato sua figlia questa mattina, e con un obiettivo chiarissimo, educare a crescere. Scriveva, la scuola deve educare, cioè aprire al mondo, non soddisfare bisogni, ma rendere capaci di autonomia e di desiderio, non infantilizzare, ma aiutare a crescere. Cambiare la scuola, l'espressione non è riferita ad alcuna persona in particolare, dispone del tempo passato e presente, cioè di un verbo all'infinito. A chi compete il cambiamento? Chi deve cambiare? Per Massa certamente i pedagogisti con i loro discorsi, perché l'archivio degli enunciati pedagogici deve essere riformulato e rinnovato, avendo presenti le esigenze delle pratiche educative nelle scuole e nei servizi, per fare della scuola un'esperienza di vita. Compete anche agli insegnanti, il cui sguardo clinico, prima di tutto sul senso educativo delle pratiche, può far emergere l'attenzione, come dicevano Stefania e Iole prima, ma anche lo sguardo clinico dell'educatore e del pedagogista che lavorano in contesti scolastici, quello sguardo di ispirazione foucaultiana che nel testo Nascita della clinica, quindi un'archeologia sullo sguardo medicale del 63, tradotto poi nel 69, che Massa insegnava a interpretare a metà degli anni 90 nel suo insegnamento di pedagogia, che proprio in quegli anni io e Chiara abbiamo avuto la fortuna e l'onore di frequentare, visto che nella sua parte monografica c'era tutto lo studio di Foucault in profondità. Il cambiamento quindi compete a tutti i professionisti dell'educazione e dell'istruzione, e Massa esprime una funzione in questo di militanza, pensiamo, una militanza dell'intellettuale pedagogista che, come si legge nelle pagine finali di Cambiare la scuola, pungola l'appiattimento dell'istruzione sugli automatismi didattici e istituzionali. E quindi, chiarisce allora Massa, per poter cambiare la scuola occorre prima di tutto un esercizio di pensiero. È un invito questo, ma noi lo leggiamo anche come un monito del tutto attuale oggi, pensare la scuola aiutandola a non pensarsi in modo autoreferenziale. In tal senso, l'attualità del discorso di Massa non risiede tanto nei contenuti sulla scuola, ma nel suo modo, ancora una volta, radicale di parlarne, con lo stesso modo così profondo e incarnato che ci colpì da studentesse durante le sue lezioni universitarie. Da un lato la radicalità del suo pensiero, dall'altro il nesso costante, stretto, forte, con la dimensione materiale, simbolica, della vita educativa. Da un lato la passione autentica per i giovani, la vicinanza del suo impegno intellettuale alla loro vitalità, dall'altro il suo coraggio nel denunciare la limitatezza di una visione della scuola che rendesse conto solo del punto di vista di qualcuno. Da un lato il rigore concettuale argomentativo del suo discorso, dall'altro il richiamo a recuperare le zone residuali. Rifondare teoreticamente il nesso tra educazione e istruzione. Questo è un programma ovviamente filosofico ma anche politico per chi ha l'onore e l'onere di progettarla, ma prima ancora per chi la deve pensare. Massa su questo sviluppa un dibattito, in particolare in due testi che si sono susseguiti nell'arco temporale di una decina d'anni. Educare o istruire, la fine della pedagogia nella cultura contemporanea, edito da Unicopri nell'87, e il già citato più volte Cambiare la scuola, educare o istruire, edito dalla Terza nel 97. Dove e con quali accentuazioni si dipana la trama dell'istruire e dell'educare nella società contemporanea? Dove e come si esprime l'intenzionalità e quali progetti formativi esprime e realizza? Massa rivendica il superamento di tale contrapposizione. Educazione e istruzione costituiscono una strutturazione reciproca non separabile, non riportabile a obiettivi formativi tout court. La frattura è solo ideologica, psicologismo relazionale e didattismo contenutistico. Relazioni e contenuti possono agire formativamente solo se ricompresi entro una struttura non riconducibile ad essi singolarmente. La contrapposizione posta nell'87, l'attenzione non solo dei pedagogisti ma della società, e poi rilanciata nel 97, è per lui un falso dilemma, un dilemma ideologico, un problema mal posto da decostruire per ripensare il fondamento della natura stessa dell'educazione e dell'istruzione. Al falso dilemma sostituisce quello che definisce strutturazione d'insieme, articolazione metodologica, specificazione degli obiettivi formativi.
Richiamiamo ancora due principi pari al pensiero di massa, quello di rispetto e di preparazione. Funzionale a una scuola più vera, impegnativa, scriveva Massa, una scuola come forma di vita che richiede impegno, fatica, modestia, coraggio, ma anche ricerca, ingredienti essenziali questi per accedere all'avventura di cui abbiamo già parlato. Massa richiamava dunque la scuola alla sua responsabilità, in quanto contesto che deve agire in antitesi alle derive dell'avventura, quelle trasgressive e violente, ma anche in quanto contesto di prevenzione. Avventura allora, sì, ma a braccetto con rispetto e preparazione. Vita reale, straordinaria e pericolosa nello stesso tempo, ma traslata a scuola in un certo modo, tale da prevenire o perlomeno cercare di ridurre quelle derive narcisistiche o disfattiste di una particolare modalità di intendere l'avventura, ripeto, estrema e autolesionista. In questa prospettiva la domanda se la scuola debba educare o istruire appare quindi non legittima, in quanto presuppone la scissione dei due processi, quello dell'educare e quello dell'istruire, che invece rappresentano entrambi la possibilità di alfabetizzazione in senso ampio, inclusi nell'esperienza di formazione anche a scuola. Tra educare e istruire si pone l'educere, duplice matrice di senso dell'idea di educazione e condizione strutturale delle pratiche di insegnamento. Massa contesta le ragioni, tanto epistemologiche quanto psicologiche, di questa antinomia tra educazione e istruzione, secondo cui l'istruzione sarebbe passibile di una conoscenza scientifica e spiegabile, qui si rifà ovviamente al dibattito con i pedagogisti del suo tempo e quindi in termini quantitativi, mentre l'educazione sarebbe il dominio di una proiezione ideologica e perciò conoscibile solo in termini qualitativi e ideografici. Ovviamente questo è del superamento sotto tutti i profili, epistemologico e anche politico, è uno dei punti che ancora oggi ci guida come un faro nel tentare di fare pedagogia e didattica e di pensarla rinnovando la domanda costantemente. Riccardo Massa, ci avviamo alla conclusione, è stato un pedagogista in grado di interrogare, l'abbiamo sentito più volte, smontare, decostruire e sfidare i temi e i problemi educativi con quella radicalità propria di quello sguardo critico filosofico, ma sempre molto, ma molto vicino alla dimensione vitale dell'esperienza educativa. Aveva ben chiaro il ruolo della scuola e aveva ben chiaro che il ruolo della scuola è quello dell'educazione, del rinnovare e rinnovarsi. Una chiarezza che oggi va ripresa, rivitalizzata, incarnandola nei gesti quotidiani di chi la vive e di chi, come tutti noi, come voleva Massa, ha la responsabilità di aiutarla a pensarsi criticamente. Grazie. Grazie mille. Grazie mille a appunto Chiara Bove e Luisa Zecca. E io non faccio perdere ulteriore tempo, siamo più o meno, diciamo così, dentro la nostra tabella di marcia, ma appunto mi limito, per non sottrarre tempo, a passare appunto la parola ad Alessandro Ferrante, che non solo appunto aprirà lo spazio per le domande, e ricordo che appunto la chat è aperta, per cui potete scriverne e farne se ne avete, e si avvierà poi per la conclusione dei lavori. Dunque passo la parola e mi taccio ringraziando davvero tantissimo tutti e ribadendo il fatto di essere molto contenta di essere qui stamattina. È stato davvero un'avventura, potrei dire, quasi, visto che siamo un po' inchiodati, però molto interessante personalmente. Grazie. Ben ritrovati, grazie Camilla. A me è toccato in sorte l'onere e l'onore di gestire come moderatore questa ultima parte della nostra giornata di studio, quindi ci avviamo verso la conclusione, però prima ci sono appunto le domande del pubblico, quindi vi invito nuovamente, come ha già fatto Camilla, a scrivere le vostre domande in chat e ci sarà il tempo appunto per rispondere ad alcune di esse. Ho visto che già c'è una domanda, adesso la leggo e rispondiamo, anche perché per me e per il collega Barone. E, approfitto anche io veramente, così do anche nel frattempo un po' di tempo per pensare e scrivere le domande, approfitto per ringraziare il pubblico che oggi è stato veramente numeroso, nel senso che siamo arrivati quasi anche a 600 partecipanti, quindi davvero grazie per questa ampia partecipazione.
Ringrazio tutto il gruppo di lavoro che ormai un anno fa si è costituito per pensare e progettare, ideare e gestire dal punto di vista organizzativo l'evento di oggi, ma poi anche l'altro evento che avverrà l'11 dicembre. Quindi ringrazio davvero tutti i componenti del gruppo di lavoro, perché è stato un anno intenso, anche difficile. Abbiamo dovuto riprogettare questo evento diverse volte, dalla forma presenza, appunto vedete la materialità anche qua, a questa forma completamente da remoto, insomma. Quindi davvero grazie a tutti. E infine non posso che unirmi ai ringraziamenti verso Francesca Massa, che ci ha onorato della sua presenza qui oggi. Approfitto anche per ricordare. È molto informale, però grazie a te per la tenuta di tutto il lavoro. Grazie. Grazie. Vi ricordo il prossimo evento, che si terrà venerdì 11 dicembre dalle ore 9 e che coinvolgerà numerosi esponenti della pedagogia italiana. In quell'evento avremo anche modo di esplorare l'influenza e lo sviluppo del pensiero massiano nell'ambito del dibattito pedagogico contemporaneo italiano e anche rispetto all'evoluzione del profilo dell'educatore professionale, in particolare dell'educatore professionale socio-pedagogico. Quindi un evento credo significativo a cui vi rimando. La modalità sarà, per partecipare, sarà la stessa di questo evento, cioè dovrete andare sul sito e poi cliccare e mettere la password sul link che ci sarà. Quindi veniamo alle domande. Allora, c'era una prima domanda che adesso vi leggo. Una riflessione e domanda ai colleghi Barone e Ferrante sul tema della materialità. Mi domando quale sia la relazione tra la materialità e il caso. La mia impressione da conoscitore superficiale di questa prospettiva è che l'educazione venga interpretata in una chiave che in definitiva lascia molto, troppo spazio alla casualità degli avvenimenti. Dire che la cosa educante è un insieme reticolare di tante cose è, a mio modo di vedere, pienamente condivisibile. Ma questa cosa educante è fatta in larga parte dagli uomini, dunque voluta e scelta, magari in maniera non sempre esplicita e spesso rozza, ma non è pura materia, non è casuale. Nella cosa educante ci sono idee, progetti, scelte. Bene, ringrazio molto per questa domanda, perché ci permette di esplicitare ancora meglio la prospettiva entro cui il pensiero massiano e i nuovi approcci sociomateriali o materialisti, appunto. Allora, innanzitutto la materia non ha solo comportamenti casuali, quindi anche quella fetta di materia che è l'umano non ha solo comportamenti casuali, ma la materia può essere descritta, anche molti filosofi, ma non solo filosofi la descrivono così, è un sistema organizzato e auto-organizzato, cioè autopoietico, quindi il significato, gli eventi coemergono insieme in un flusso di interconnessioni materiali. Quindi non esiste, questi approcci non pensano a una materia grezza, a una materia che è solo un insieme di cose messe lì inerti e che quindi si muovono, e quando si muovono fanno solamente in modo casuale, ma pensano a qualche cosa che si auto-organizza in qualche modo. Qual è quindi la posizione dell'educatore dentro la materialità? L'educatore è parte della materia ed è parte della materialità. L'educatore è un agente, sicuramente, perché è vero, ha progetti, ha programmi, ha idee, ha intenzioni, e quindi agisce nelle pratiche, le condiziona, le influenza, le muove in qualche modo, ma allo stesso tempo è agito, come ricordava l'intervento di Morfino in apertura, è agito da un dispositivo, e se può agire, se può parlare, lo può fare solo dentro un dispositivo che crea le condizioni per parlare, agire, eccetera. Quindi l'educatore ha questo duplice statuto che è ambivalente, intrinsecamente e strutturalmente contraddittorio, che è sia un agente sia un agito. Ed è qua si gioca una grande parte della complessità del lavoro educativo, io credo, proprio perché si può
progettare un intervento educativo, ma c'è sempre uno scarto poi tra la progettazione dell'evento educativo e le nostre intenzioni, le nostre scelte, le nostre predisposizioni e poi quello che accade realmente sulla scena educativa e quindi gli effetti che questa scena produce. E gran parte della pedagogia mazziana è volta proprio a pensare questo scarto, a prenderlo sul serio e a starci dentro senza la pretesa di sciogliere questo nodo una volta per tutte, ma imparare ad abitare questo scarto, questi scarti tra le intenzioni e gli effetti. Anche perché poi un conto è declamare un valore, esplicitare un'intenzione, compiere delle scelte, ma un conto è poi come tutto questo si traduce concretamente in modo situato, locale, materiale, dentro le pratiche che noi stiamo agendo, in cui siamo strutturalmente agiti. Lascio la parola anche a Piero se vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo. Sì, grazie Alessandro. Allora, vorrei ringraziare intanto il professor Fellini per questa domanda, perché è una domanda molto pertinente che consente appunto alcune precisazioni e alcuni sfondi. Direi che quanto è stato già, diciamo così, delineato appunto da professor Ferrante è adeguato e sufficiente a chiarire anche meglio in che modo poi questa categoria di materialità opera nel pensiero di Riccardo Massa e come poi rilancia la questione di un certo modo di poter intendere l'esperienza educativa vista come accadimento, visto come accadere per l'appunto. Ma è molto interessante la domanda del professor Fellini perché rimanda anche a una questione che in parte appunto Ferrante ha evocato sul finire della sua precisazione, che inerisce al tema al rapporto, diciamo, tra intenzionalità e progettualità, tra intenzionalità e progetto. E questa è una questione di cui Riccardo Massa si è occupato, tra l'altro, in maniera specifica, in un bellissimo scambio, in un bellissimo dialogo con Piero Bertolini, di cui peraltro c'è una bella pubblicazione che mi piace ricordare, curata da Francesco Cappa, che è qui con noi, e che appunto lavora proprio chiarimenti di ordine epistemologico, filosofico e pedagogico attorno al rapporto tra intenzionalità e progetto. Allora mi limito solo a dire questo: il rapporto tra intenzionalità e progetto è un rapporto che Riccardo Massa intende problematizzare, e problematizzarlo a partire appunto dalla possibilità di intendere come l'accadere educativo non sia di per sé appunto qualcosa di totalmente casuale, qualcosa che in qualche modo si gioca dentro una dimensione di spontaneismo, di spontaneità, quindi in qualche modo porsi in una postura educativa che, a partire dal fatto che gli eventi sono appunto anche in parte determinati da situazioni non prevedibili, questo spinga in qualche modo a gestire la vicenda educativa, l'esperienza educativa un po' come viene. Ecco, questo non è assolutamente, diciamo così, la posizione né di Riccardo Massa né dell'interpretazione, diciamo così, anche di questo tema della cosa educante che rimanda per l'appunto alla sua trama materiale. Direi piuttosto che la dimensione della progettazione e dell'intenzionalità educativa deve costantemente fare i conti con le variabili e gli elementi che intervengono e che, e questo lo sappiamo bene, credo, anche rispetto alle nostre esperienze educative e formative, ciò che viene progettato, ciò che è intenzionato si apre sempre, si espone sempre a una dimensione contingente che può determinare appunto delle traiettorie che non sono sempre immediatamente
prevedibili, leggibili e determinabili secondo quella che è la nostra volontà. E questo mi sembra l'elemento più interessante nel cogliere appunto la densità del concetto di materialità educativa. La materialità educativa ci convoca alla necessità di rapportarci a una dimensione che si muove sempre tra la progettualità, l'intenzionalità e ciò che appunto fa dell'esperienza, diciamo, caratterizza l'esperienza anche su un piano di inintenzionalità. E su questo poi c'è tutto il tema, evidentemente, che è stato anche trattato e ricordato molto bene dagli interventi precedenti dei vari colleghi, diciamo, apre un capitolo relativo alla clinica della formazione, quindi a tutto il tema anche dell'esplorazione delle latenze e della costruzione di consapevolezze attorno al fatto che appunto la vicenda educativa è una vicenda complessa che non si risolve dentro una visione né appunto totalmente oggettiva né totalmente soggettiva. Passiamo alle prossime domande perché c'è una domanda che è stata rivolta, diciamo, a tutti, quindi è visibile per tutti, ma ci sono altre domande che sono arrivate solamente alla nostra amministratrice, quindi provo a gestire su due fronti la cosa. Allora, inizio dalla domanda rivolta a tutti. Buongiorno, grazie per l'interessante incontro. Ci sono una serie di domande tecniche e organizzative, cioè dove verrà pubblicato il video di registrazione dell'incontro di oggi. Dobbiamo ancora esattamente decidere il sito in cui pubblicarlo, ma credo che ci sarà sicuramente un rimando sulla pagina che abbiamo dedicato sul sito del Dipartimento. Quindi il video o sarà direttamente lì o ci sarà un link che vi rimanderà al video, comunque vi avviseremo in qualche modo. Mi ha colpito la frase "una scuola svilita dai discorsi su di essa". Ecco, io ho sentito oggi voci tutt'altro che svilenti, ho visto come l'eredità di una grande mente permei e strutturi le vostre pratiche. Allora mi chiedo, se la scuola dimostra questa resistenza al cambiamento, perché non la si aiuta a vederlo e attuarlo? Dove si nasconde questa resistenza? Come promuovere nel concreto questa postura interrogativa e il dialogo tra i soggetti coinvolti? Chiedo quindi a qualcuno dei miei colleghi e delle mie colleghe se si sente di rispondere a questa domanda. Luisa? Dove sei? Sì. Beh, è una domanda molto importante, quindi ringrazio per questa domanda che richiederebbe naturalmente non un altro seminario, ma forse un ciclo di seminari, perché come si può, no? Se non ho capito male, se non ho sentito male, Alessandro inizia con come si può fare, giusto? Come si può fare a supportare, ad aiutare la scuola? Come promuovere nel concreto questa postura interrogativa e il dialogo tra i soggetti coinvolti? Allora, si possono dare moltissime risposte da più punti di vista. E se appunto recupero quello che io personalmente ho compreso del discorso di Massa sulla scuola, è una risposta che può seguire una traiettoria più epistemologica di pensiero e che comunque deve rimanere sempre molto molto presente e che deve costantemente accompagnare anche qualunque discorso di riforma, di riordino e che poi pertenga alla materialità. E poi c'è un discorso politico, in cambiare la scuola parla anche Massa, richiama la necessità bieca di risorse economiche, dice proprio così, abbiamo bisogno forse che ci sia, quando parla della riforma di Berlinguer in cambiare la scuola, che voi sapete è stata quella riforma mai attuata, era molto critico, però insomma ne riconosceva. Come si può fare? Noi siamo in un dipartimento che forma operatori, insegnanti, e quindi la formazione con la clinica o altre modalità, altre
altri tipi di esperienze, quindi sicuramente la formazione continua. E penso, ma qui io passerei la parola a Pierangelo e alla Cristina, al ruolo che i pedagogisti potrebbero avere nella scuola. Ci picchia. Ho parlato tanto, dai Cristina, vai tu. È un tranello, eh? Ok. Allora, io non lo so come si può fare, ci si può provare. Provare significa entrare, io credo sempre in punta di piedi nella scuola, perché un'altra cosa che Massa diceva sempre molto bene, secondo me, era la necessità di riconoscere poi le culture, le situazioni, no? Che animano i diversi contesti educativi. Entrare in punta di piedi vuol dire anche trovare le modalità adeguate per costruire anche nella scuola e anche a livello di supporto formativo, di supervisione, anche se la supervisione forse è un po' difficile che entri in quanto tale nella scuola, ci si prova ma non è poi così semplice. Però trovare le modalità per istituire questi, ancora una volta usiamo questa espressione, campi di esperienza che rendono possibile prendere in mano la propria esperienza scolastica da insegnanti, forse anche da studenti, magari non utilizzando anche in maniera, letterale la clinica della formazione con i suoi anche le sue tappe, diciamo, metodologiche, ma con l'idea di costruire delle situazioni, creare delle situazioni in cui quell'esperienza possa diventare qualcosa da cui si può imparare come cambiare e come cambiare rispetto a quali finalità, a quali orientamenti. Io credo che ci sia anche un altro elemento, no, da mettere sul campo, e che a volte si entra a scuola avendo in mente tante finalità diverse che la scuola può avere, forse dimenticandosi un po' della finalità educativa della scuola, che secondo Massa, ma io credo che in questo consenso sia un elemento molto, molto condiviso, è alla fine la possibilità di far sperimentare qualcosa che dia agli studenti, ma forse non solo agli studenti, gli strumenti cognitivi, affettivi, culturali per poter affrontare la vita. Allora, è chiaro che lavorare in questo senso significa chiedere alle scuole, agli insegnanti, una grande disponibilità di tempo, una grande disponibilità di energie, perché non si può supportare la scuola se la scuola non vuole essere supportata o non ha le condizioni materiali, e torniamo al discorso di prima, materiali vuol dire che si fanno i conti con le condizioni organizzative e anche con le dimensioni politiche per poter essere supportata. Quindi forse bisogna agire a più livelli, creare queste condizioni che, ripeto, hanno a che fare con l'educativo ma non solo, e poi creare le condizioni di lavoro all'interno dei contesti scolastici. Io credo che per avviare delle situazioni di questo genere occorra molto impegno e molto tempo. Sono cose che si fanno, sono situazioni a cui tutti noi abbiamo partecipato. Dobbiamo diffonderle, dobbiamo creare sempre di più in maniera, direi, alleata con altri interlocutori, in modo da allearci con altri interlocutori perché questo sia possibile. Però, come dire, qui bisogna proprio che il movimento dal basso, cioè la disponibilità da parte di chi abita la scuola e la disponibilità da parte di chi può dare un contributo alla scuola, si incontrino nelle diverse dimensioni che questo incontro richiede. Quindi a livello della disponibilità personale, ma ripeto, anche della disponibilità organizzativa e istituzionale. Poi, questo è il mio parere per l'esperienza che ho, se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. La parola, cercherò di essere brevissima, visti i tempi.
titolo Cambiare la scuola, direi che però noi vediamo che la scuola è cambiata, è stata cambiata e oggi continua a cambiare, cioè è la natura stessa della scuola continuare a rigenerarsi, quindi non c'è una situazione statica che non vede, no, una progressione, una trasformazione continua, quindi la figura del pedagogista all'interno della scuola proprio nell'ottica di continuare a essere figura generativa di cambiamento, figura generativa di pensiero critico e figura generativa di continuo ripensamento della forma scuola, quindi lo direi in questo senso, in una spirale, no, proficua di trasformazione. Posso aggiungere una piccola cosa richiamando, posso? Mi sentite? Richiamando una cosa secondo me molto importante che diceva il compagno e amico e collega Vittorio Morfino all'inizio. Qualcosa che attiene al progetto culturale che Riccardo Massa ha saputo costruire e che forse attiene anche, se ci sono, come dire, se la presenza di questi ascoltatori invisibili purtroppo data la piattaforma, attiene alle persone che frequentano anche la nostra università, che riguarda anche ciò che è stato fatto in questi 20 anni. Maria Grazia Riva lo ricordava al principio nei suoi saluti. Quel progetto culturale si è fatto carne, sangue, idee, progetti, per riprendere anche un po' la domanda di Damiano Felini, e ha avuto degli effetti. E ricorderei anche quel passaggio per me molto incisivo della conferenza che abbiamo sentito di Riccardo Massa. Quella separatezza è una separatezza che ha riguardato la cultura anche universitaria, che tanto ha pesato sui rapporti con la scuola. Luisa Zecca e Chiara Bove ne sono, insieme a Francesca Antonacci e Monica Guerra, come dire, ne sono non solo testimoni, ma anche persone e intellettuali, ricercatrici, insegnanti che hanno fatto molto, insieme a Susanna Mantovani, Elisabetta Nigris, insomma, anche lo stesso modo in cui è stato pensato il corso di formazione primaria è una testimonianza di quel progetto culturale, un effetto di quel dispositivo culturale scientifico che Massa ha, secondo me, ideato. E poi Riccardo Massa, secondo me, aveva questo grande pregio, il pregio del grande maestro, che come quando si ricorda Lacan, si dice che quando Lacan parlava al seminario sembrava che parlasse proprio per ognuno e per ciascuno contemporaneamente. Il discorso sembrava sempre toccarti, e questo toccarti in qualche modo induceva immediatamente l'evocazione di una posizione etica. E allora la domanda clinicamente potrebbe essere, no, immediatamente ribaltata, lo avrebbe detto anche Angelo Franza, che insieme a Riccardo Massa ha inventato, costruito il dispositivo della clinica della formazione. Che cosa stiamo facendo noi? Che cosa abbiamo fatto in questi 20 anni? Sono tante le cose che abbiamo fatto, lo testimoniano gli studi, le ricerche, i progetti, no, anche sono stati molto ricordati. E questo viene da che cosa? Viene da sentire quella responsabilità di cui parlava anche Alessandro Ferrante, che non proviene da una cosa educante, come dire, che è semplicemente impersonale. Quella impersonalità permette ad ognuno di incarnare una funzione che è immediatamente etica e politica. E allora è lì che si può giocare un cambiamento, io credo. E l'altra grande capacità di Riccardo Massa è una capacità di visione culturale e organizzativa. L'università, dove io ho avuto il privilegio di lavorare in questi 20 anni, grazie anche ad una comunità di colleghi che vedete qui ben rappresentata, trasversale, non è semplicemente, come dire, un dato di fatto, è qualcosa che si è costruito nella misura in cui, come ricorda spesso Francesca Massa, l'idea di università che Riccardo Massa ha portato avanti era un'idea che portasse dentro elementi di non separatezza con la cultura, con la società, con il momento storico, per poter cambiare anche l'università nel suo dialogo con le istituzioni, con le parti sociali.
una parte molto importante del nostro lavoro, ce lo ricorda spesso sia la nostra rettrice Giovanna Gianantoni che Maria Grazia Riva e molti colleghi più anziani e più importanti di me di questo dipartimento, è come giocare il significato della terza missione, cioè il modo in cui l'università si apre, no, al fuori. Ecco, Massa in qualche modo, credo, questo è uno dei lasciti importanti, ci ha insegnato a costruire all'interno delle istituzioni, l'università, la scuola, i contesti educativi, formali, informali, la possibilità di creare delle linee di resistenza a ciò che aliena la possibilità di cambiare. E dunque, come diceva il poeta, non cambia il mondo se non cambia il mio, e non si può che partire da lì. Ecco, credo che questo è una delle grandi eredità culturali e formative in senso stretto che Riccardo Massa, il maestro di molti di noi, ci ha lasciato. E non si può che partire da lì, esattamente come non si può partire dal fatto che siamo noi sempre implicati nel momento in cui l'università, la scuola, gli altri contesti, i servizi educativi non ci mettono semplicemente in un ruolo, ma ci mettono nella condizione di interpretare senza avere paura della libertà, come diceva Carlo Levi, quel ruolo, dentro quel contesto, in quel momento storico, dentro una relazione molteplice, complessa, con tutti gli altri che stanno dentro quel contesto, dentro quell'ambiente, ai vari livelli. Mi premeva dire questo perché nell'insegnamento di Massa questi due livelli erano sempre convergenti. Quella separatezza che lui evoca è una separatezza che lui francamente, direi usando un avverbio che a lui piaceva molto, che è riuscito a ribaltare dentro le istituzioni. Ha ragione Maria Grazia Riva quando dice che le sue provocazioni hanno anche generato degli spostamenti nel dibattito. E non importa, come dire, a lui non importava, come dire, uscire sui giornali, ma ciò che avveniva era qualcosa di molto profondo per chi lo incontrava, per chi incontrava il suo discorso, e penso che stamattina tutti ne abbiano avuto ampia testimonianza. Scusate, ma questo, come dire, mi sembrava un'urgenza, ecco, la vivo come un'urgenza anche non personale. Passerei a questo punto alle domande che sono arrivate privatamente, quindi alla nostra amministratrice. Allora, in sostanza la prima, questa forse è ancora per Francesco, comunque per chi si è occupato e si occupa per ragioni di ricerca, di didattica, della questione del rapporto formazione-teatro. Scrive questa studentessa: essendo interessata di teatro vi chiedo come potrei approfondire questo tema in riferimento a Riccardo Massa, qualche suo scritto da cui io possa comprendere meglio alcuni aspetti accennati da voi. Quindi un suggerimento bibliografico che vi chiederei appunto di dare, magari anche molto brevemente. C'è il testo che ho citato in apertura del mio intervento, che è La peste del teatro e l'educazione, che riporta appunto un intero corso monografico tenuto dal professor Riccardo Massa nel 1998-99 ed è edito da Franco Angeli. E Francesco, vuoi aggiungere? No, volevo dare la parola al professor Gamelli, magari devo aggiungere qualcosa rispetto a questa domanda. Non so, potrei suggerire il tuo testo sul teatro, Francesco, ma al di là di questo ping pong di cortesie, in ogni caso il tuo testo raccoglie molto, la formazione come teatro raccoglie molto dell'eredità di Riccardo. Biografia sterminata, basta cercarla, si trova, veramente non... c'è solo l'imbarazzo della scelta e avere molto tempo per dedicarla alla lettura, allo studio. Ma comunque non bisogna mai dimenticarsi che un'aula, che sia scolastica che educativa, è già teatro, fuori metafora.
perché ci sono tutti gli elementi di un setting teatrale all'opera. C'è qualcuno che deve mostrare e condividere qualcosa con un pubblico, cercare di mettere, come dicevo prima, la attenzione di questo pubblico in cattedra, sulla scena. Ci sono artifici, tutta l'educazione è tale, ci sono elementi, insomma, ci sono tutti quegli ingredienti del dispositivo che fanno sì che comunque il teatro, la formazione sia già teatro. Prima di pensarla, naturalmente Riccardo Massa non pensava tanto al teatro come momento aggiuntivo nelle proposte educative che fossero rivolte alla scuola o a qualsiasi centro. Ben vengano naturalmente, ben venga tutto ciò, lui pensava proprio all'idea del teatro come chiave per leggere e trasformare l'ambiente educativo. Grazie, ci sono poi altre domande, magari se anche i miei colleghi sono d'accordo ne leggerei giusto un paio, in modo che poi ci abbiamo la chiusura, promettendomi però di rigirare a tutto il team, diciamo così, le altre domande che sono arrivate che non possono trovare, anche per la loro complessità e la lunghezza che presupporrebbero le risposte per cui udienza in questo momento. Allora, innanzitutto ce n'era una sul metodo che devo ritrovare, ok? Cosa significa che il metodo è cogliere le connessioni? Cristina, tu o io? Come vuoi. Comincia pure, io sarò brevissima. Allora, significa che lavorare con metodo non vuol dire mettere, diciamo, delle azioni o lavorare su una dimensione dell'educazione per volta. Non è materialmente possibile. Io non posso occuparmi degli spazi perché devo allestire una situazione educativa, non posso occuparmi degli spazi senza occuparmi dei tempi, senza occuparmi degli oggetti che metto a disposizione, senza occuparmi di come mi vestirò, di quale presenza dovrò avere, di quali saranno i miei gesti, senza occuparmi del clima affettivo che voglio determinare. E tutte queste dimensioni vanno gestite insieme e bisogna creare le connessioni perché queste dimensioni diano un effetto coerente. Questo nell'idea di una progettazione molto complessa di quello che vogliamo che sia un effetto educativo. Quindi, per lavorare sul metodo abbiamo bisogno di passare da una logica lineare a una logica che sia strategica e reticolare, cioè che sia in grado di capire come agire su più livelli contemporaneamente. Per questo è una cosa difficilissima. Ma è proprio per questo che è una cosa importantissima. Se io muovo solo o consapevolmente muovo solo uno di questi elementi e non mi accorgo che così facendo muovo anche tutti gli altri, non è che non succede niente, però succedono molte cose che è possibile che non vadano nella direzione degli effetti che mi ero immaginato. Poi certo ci posso ritornare, posso modificare, ma insomma proprio per evitare quel caso, quell'estrema casualità di cui parlava il professor Felini, forse ho bisogno essere particolarmente accurato nel cercare di capire come tutti questi elementi che vi ho detto, in maniera molto stringata, possono tenersi insieme. Mi fermo qui, Monica. Io aggiungo soltanto che proprio per tenere l'immagine della rete, che nella rete non sono soltanto i nodi, ma proprio anche le relazioni tra i nodi che sono rilevanti. E quindi quando abbiamo parlato di metodo come connessioni e non solo come somma delle parti, intendevamo proprio questo, cioè tenere a mente questo insieme che benissimo ha già descritto Cristina Palmieri, ma tenere insieme anche i passaggi tra un nodo e l'altro, che a loro volta sono qualcosa che spesso ci sfugge. Direi, Alessandro, magari vista l'ora possiamo davvero concludere al limite con una domanda, ma poi salutare e darci eventualmente la possibilità di rispondere in altro modo alle domande che ci sono. Quando si mangia? Quando si mangia? Appunto. A proposito di esigenze materiali,
Ah, vabbè, a questo punto vi propongo l'ultima domanda e poi andiamo in chiusura, va bene? Allora, è una domanda che riguarda il rapporto tra educazione e politica sostanzialmente. È possibile per chi fa ricerca declinare le riflessioni pedagogiche teoriche in proposte e stimoli concreti che educhino anche le istituzioni politiche che si occupano di istruzione ed educazione usando contrastare e prorompere gli interessi economici nelle politiche che stanno modellando la scuola in senso diciamo imprenditoriale, fare rete con le cooperative, con la parte della scuola più aperta alla riflessione, con i servizi sociali territoriali per rendere tutta la società educante a partire da una rivoluzione della scuola cominciando dall'assetto materiale di questo dispositivo e dall'approccio educativo. Scusate, questa secondo te è la domanda per chiudere? No, la risposta è sì. Sì, sono d'accordo. Possiamo chiudere così. Anche io avrei detto sì, poi potremmo spiegarcelo in un'altra occasione, però la risposta è sì. È sempre bello chiudere con un sì, col punto esclamativo, anche niccianamente direi. Se Alessandro Ferrante è d'accordo, io ringrazierei veramente tutti quanti per la pazienza. Va bene, io come da... Da compito istituzionale avevo preparato un brevissimo discorso veramente di 2 minuti per fare la chiusa, insomma, visto che io sono stato investito. Assolutamente, ascoltiamolo. Giusto, è giusto che ti prenda con Zoya. Veramente. Sappi che sarai cronometrato. Pesca Massa potrà salutare anche lei. Direi assolutamente. Francesca, il microfono spento. No, niente, grazie a tutti. Io ho imparato tantissime cose stamattina. E ascolto Alessandro e poi vado a mangiare anch'io. Grazie. Vabbè. Sento una certa pressione molto materiale su di me, quindi sarò più che breve. E semplicemente per rimarcare un paio di punti che mi sembrano interessanti anche per in fase di rilancio. Direi che gli interventi di oggi nel loro insieme hanno mostrato con efficacia ancora di più, lo ha mostrato l'ascolto delle parole di Riccardo Massa nel video che abbiamo visto, che quello di Massa è un pensiero complesso, poliedrico, eclettico, dinamico, mobile, vivo e vitale. Un pensiero come è stato rimarcato da Riva, ma anche da Francesco Cappa nel suo intervento di risposta alle domande, capace di visione, di muovere le acque del dibattito pedagogico e di provocare. Un pensiero, lasciatemi dire, anche antidogmatico, che non si lascia ingabbiare rigidi e sterili confini disciplinari concettuali e che ancora oggi, come abbiamo visto, è in grado di interrogare con radicalità la pedagogia e le scienze umane da diverse angolature, sfidandole di continuo a pensare, a ripensare che cosa sia l'educazione, che cosa significhi istituire un campo di esperienza educativa, tanto a scuola e tanto nel mondo dei servizi educativi e dei servizi alla persona, quale ruolo possa avere la pedagogia nella società contemporanea e nel dibattito culturale e scientifico odierno. Un pensiero che indica tanto ai ricercatori quanto ai professionisti dell'educazione l'urgenza, la necessità di considerare la formazione come un campo pratico e discorsivo ancora e sempre da conoscere, da esplorare, da studiare, da osservare, da narrare, sia nelle sue dimensioni materiali e immateriali, tanto in quelle evidenti, latenti, cognitive e affettive. Un campo che oltretutto da vivere, come si è visto anche oggi, con passione e senso critico. E qua vado veramente a chiudere il mio intervento e forse addirittura anche la giornata. Riprendo delle parole di Derrida: non c'è eredità senza appello alla responsabilità. Prima citazione. Seconda citazione: l'eredità non è mai un dato, è sempre un compito. Quindi noi ci muoviamo in questo, ma ci muoveremo anche nel prossimo convegno, con la questione dell'eredità e dell'attualità. Allora, raccogliere l'eredità di questo pensiero è un compito individuale e collettivo che, per quanto abbiamo visto anche oggi, ci sprona davvero a un lavoro che non può dirsi mai concluso. Quindi è conclusa questa giornata di studio, ma non il nostro lavoro di pensiero e di azione. Grazie a tutti e a tutte. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci.
Ciao a tutti, arrivederci. Ciao a tutti, arrivederci e grazie. Arrivederci. Grazie, Alessandro. Bellissima. Ciao a tutti. Grazie.